sicuro e recuperabile in termini digitali? Lo riusciamo a inquadrare, vedere, sentire? Io vi sento, Presidente, mi sentite? Professore, grazie. Grazie a lei. Dunque, i componenti delle commissioni mi risulta che siano collegati. Possiamo allora cominciare, sono le 10:03. Buongiorno a tutti. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare del Senato della Repubblica e la trasmissione diretta sulla web TV del Senato. Per tale seduta è prevista la redazione del resoconto stenografico. L'ordine del giorno reca l'audizione dei professori Paolo Liberati, Giampaolo Arachi e Simone Pellegrino. Ricordo che l'audizione si svolge in videoconferenza dinanzi alle commissioni congiunte Sesta Finanze e Tesoro del Senato e Sesta Finanze della Camera dei Deputati, con la partecipazione da remoto dei senatori, dei deputati e dei soggetti auditi, conformemente alle disposizioni dettate dalla Giunta per il Regolamento del Senato nelle riunioni del 9 giugno e del 10 novembre 2020 e dalla Giunta per il Regolamento della Camera nelle riunioni del 31 marzo e del 4 novembre 2020, volte a definire le procedure in relazione al contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19. Una preghiera organizzativa all'audendo, al professore Liberati, se riesce a contenere la sua relazione, diciamo, nell'arco di 20 minuti. Riusciamo a determinare quella fruttuosità dialettica che poi consente la piena comprensione del lavoro che noi faremo questa mattina. Grazie. Buon lavoro, professore. Grazie Presidente, buongiorno, buongiorno a tutti. Cercherò ovviamente di stare nei tempi. Ringrazio innanzitutto per l'opportunità di fornire un contributo su questa indagine conoscitiva. Inizierò dando alcuni dati di sintesi, semplicemente per riepilogare lo stato dei fatti e anche per dare evidenza di qualche segno dello squilibrio dell'imposta personale sul reddito delle persone fisiche. L'IRPEF attualmente copre circa il 40% delle entrate erariali, corrisponde a circa l'11% del prodotto interno lordo, in questo in Europa soltanto dietro ad alcuni paesi scandinavi, rappresenta circa un terzo della pressione tributaria in senso stretto, cioè esclusi i contributi sociali, e al suo interno ha qualche squilibrio dovuto al fatto che più dell'82% del reddito complessivo IRPEF deriva da lavoro dipendente e da pensione e che circa l'80% dei contribuenti IRPEF dichiara meno di 28.000 euro. Ci sono poi due ulteriori elementi che danno un po' il senso di uno squilibrio dell'IRPEF, che sono quelli relativi all'evasione e all'erosione di questa imposta. La differenza tra il gettito teorico ed effettivo dell'IRPEF è abbastanza alto ed è sempre rimasto abbastanza alto, diciamo una caratteristica storica. Ad esempio per i redditi di lavoro autonomo e di impresa si quantifica pari a circa il 66%, cioè 2/3 circa del gettito teorico, una media in termini quantitativi che si aggira intorno ai 30-32 miliardi all'anno. Dal punto di vista dell'erosione, nell'IRPEF transitano direttamente circa 170 tra trattamenti tributari differenziati e spese fiscali. Quindi si ha la sensazione, spesso un po' l'illusione, che si tratti di un'imposta abbastanza equa, mentre diciamo, ci sono elementi che fanno pensare il contrario. È sicuramente un'imposta di difficile interpretazione perché nel corso degli anni l'IRPEF è diventato un po' un sistema di tassazione ibrido. E la ragione di questo si deve alla stratificazione degli interventi che nel corso degli anni sono avvenuti, anche in ragione del fatto che all'IRPEF ritengo siano stati assegnati forse troppi obiettivi nel corso del tempo, a volte anche incompatibili tra loro, e in una certa misura inseriti anche spesso in maniera scoordinata per esigenze contingenti, perché l'IRPEF in alcuni casi era il modo più facile, diciamo, per attuare alcune politiche. Ora, dato questo quadro, si tratta di capire in quale direzione riformare l'IRPEF. Ecco, io penso che propedeutico a qualsiasi variazione dei parametri dell'IRPEF sia necessario riprendere in mano la definizione della base imponibile dell'IRPEF, proprio per le ragioni che ho detto prima. Si tratta di un sistema ibrido,
E bisognerebbe capire fino a che punto spingere questo sistema ibrido oppure razionalizzarlo in una direzione o nell'altra. Ecco, e qui io penso ci siano due direzioni fondamentali. Da un lato un sistema duale, di tassazione duale, cioè in sostanza prendere atto che bisogna accomodare e razionalizzare una tendenza che si è verificata nel corso degli anni, cioè quella di far uscire dalla progressività una parte dei redditi. Quindi da un lato questo sistema duale e dall'altro un sistema di onnicomprensivo, e qui si tratta di recuperare qualcosa che era già stato proposto ai tempi della riforma e poi per ragioni note diciamo non è stato attuato. Quindi è come se avessimo davanti due alternative, o andare verso, o assecondare una tendenza che l'IRPEF ha manifestato, un sistema duale, o dirigersi verso un recupero di un modello che era quello iniziale. Ora, a parte la facilità relativa di questi due modelli, io penso che in entrambi i casi il percorso non è privo di ostacoli, perché sono necessari aggiustamenti, qualsiasi sia la scelta della base imponibile che si voglia fare, sono sicuramente necessari aggiustamenti su entrambi i fronti. Ora, ricordo che la struttura di un sistema duale è quella in cui di fatto vengono isolati tutti i redditi da capitale, che vengono spostati dalla progressività e tassati generalmente in maniera proporzionale e reale, e c'è un secondo binario che è quello della progressività, entro il quale dovrebbero rientrare tutti i redditi invece da lavoro e ovviamente anche i redditi da pensione. Ora, per l'attuazione di un sistema duale bisogna affrontare diverse questioni se si volesse davvero razionalizzarlo in questo senso, perché l'uscita dei redditi del capitale dalla progressività significa che bisognerebbe affrontare la questione di far uscire dalla progressività, ad esempio, tutti i redditi di natura immobiliare, che in alcuni casi in questo momento sono in parte dentro e in parte fuori. In questo ambito bisognerebbe porsi di nuovo il problema della tassazione dell'abitazione principale, il cui reddito è a tutti gli effetti un reddito da capitale. Bisognerebbe immaginare di portare fuori dalla progressività tutto il reddito d'impresa e in qualche misura anche la componente di reddito del capitale che è collegata all'esercizio delle attività professionali, che come sappiamo sono di solito un misto di apporto di lavoro e di reddito del capitale. Ora, nel caso di reddito del capitale poi c'è da ragionare nell'ambito di un sistema duale, nello specifico per quanto riguarda la tassazione ad esempio dei dividendi, ragionare in termini di rapporto tra l'aliquota di questa imposta e l'aliquota marginale dell'IRPEF, quella di ingresso, e l'aliquota dell'imposta sulle società. In sostanza il sistema duale ha dei vincoli, per quanto sia una razionalizzazione facile, diciamo relativamente facile, che asseconda una tendenza, ha comunque dei vincoli e delle questioni che bisognerebbe necessariamente affrontare. Cosa ci dobbiamo attendere da un sistema duale? Beh, le conseguenze di questo sistema sono abbastanza chiare. Innanzitutto, spostando su tassazione proporzionale reale, noi avremo in generale un minor grado di personalità del prelievo sui redditi. Non è un caso che in passato i sistemi di tassazione proporzionale reale venivano definiti come tassazione disgiunta di cose. Ora, questa tassazione disgiunta nell'ambito di un sistema duale non implica però e non dovrebbe implicare, a mio avviso, che le due parti del sistema, quella proporzionale e quella progressiva, siano autonome e indipendenti. Perché se così fosse non avremmo un sistema duale, cioè composto da due binari, ma avremmo due sistemi completamente diversi che si possono muovere in maniera del tutto autonoma. E io credo che questo, nell'ambito di un sistema duale, non sia comunque possibile. Ci dobbiamo attendere poi dalla struttura di questo sistema anche un ulteriore ridimensionamento dell'IRPEF. Ecco, bisogna essere coscienti che passando a un sistema duale si abbandona definitivamente l'idea di un prelievo generale sui redditi, oltre a ridurne la portata, diciamo, dell'elemento personale. Rimarrebbe un'imposta progressiva che va sul reddito da lavoro e da pensione, che in senso dinamico pone anche qualche problema in termini di contributo al gettito, dato che non ci si attende che ci sia una particolare crescita dei salari e delle pensioni, soprattutto diciamo nel prossimo futuro. E da un sistema duale ci si attende anche una diversa realizzazione del criterio di equità orizzontale, perché a quel punto è chiaro che redditi di natura diversa sarebbero soggetti ad imposte diverse, a prelievi diversi. Ora, questo è un elemento ovviamente connaturato al modello di tassazione duale, quindi non è risolvibile. Una volta accettata tale impostazione, bisogna accettare il fatto che il criterio di equità orizzontale avrebbe un suo modo di procedere separato, diciamo, all'interno dei due binari, quello proporzionale reale da un lato e quello progressivo dall'altro.
Ora, se io volessi ragionare invece dal punto di vista del recupero del modello onnicomprensivo, dovrei ragionare in maniera totalmente opposta. Per questo ritengo che sia molto importante fare il punto sulla definizione della base imponibile, perché se si volesse provare a recuperare il modello onnicomprensivo, io dovrei fare un'operazione del tipo di far rientrare tutti i redditi del capitale in questo ambito, quindi recuperare il reddito che deriva anche dalle attuali cedolari, eliminare tutti i trattamenti tributari differenziati, eliminare i regimi forfettari di vario tipo, riflettere sulle attuali forme di esenzione per particolari categorie di reddito, mi viene in mente l'agricoltura, ad esempio, ma questo è solo un esempio, e ovviamente devo in qualche modo limitare il più possibile le eccezioni alla progressività, proprio per evitare quello che si è verificato negli anni recenti della storia dell'IRPEF, cioè il fatto che si sia usciti dalla progressività. Ecco, sotto questo profilo l'operazione potrebbe essere più difficile e è un percorso però, no? Quello di recuperare il modello onnicomprensivo che non può evitare di confrontarsi con queste scelte, perché deve necessariamente o dovrebbe necessariamente confrontarsi con le tipologie di reddito che sono attualmente escluse dalla progressività e quindi anche con le ragioni che ne hanno motivato l'esclusione. Mi viene in mente ciò che 10 anni dopo l'entrata in vigore della riforma degli anni 70 fu affermato con riferimento al principio della generalità dell'imposizione, cioè si sostenne al tempo che il legislatore avesse commesso un grave errore nel prevedere eccezioni alla progressività e si diceva allora che un giorno a questo grave errore si sarebbe dovuto porre rimedio. Ecco, io ritengo che in questa affermazione sia perfettamente condensato il significato del recupero di un modello onnicomprensivo. Non è detto che questa debba essere la strada. Però è chiaro che il problema, credo sia arrivato il punto di porselo. Allora, diciamo, una revisione dell'IRPEF profonda richiede questo passaggio di base imponibile. Credo che in entrambi i casi ci sia bisogno di passaggi rilevanti per l'attuazione di questi modelli. Ecco, se non si fa questo passaggio sulla base imponibile, direi che si finisce un po', si rischia, diciamo, di incorrere nello stesso errore. In un errore di progettazione, diciamo che è del tutto analogo a quello che ha caratterizzato la storia dell'IRPEF in tempi recenti, perché i parametri di un'imposta personale ben funzionante sono necessariamente legati da una struttura logica. E questa struttura logica in generale limita o dovrebbe limitare, auspicabilmente, l'opportunità di interventi isolati e scoordinati. Quindi io direi che, diciamo, il suggerimento è sulla base imponibile, di fatto prendere strada o verso un sistema definitivo attuale o affrontare la strada recupero del modello onnicomprensivo, tenendo conto che in entrambi i casi bisognerà affrontare alcuni problemi di cui ho dato solo parziale enunciazione, a parte i dettagli tecnici, insomma, che alcuni sono contenuti nel testo che ho consegnato. Ora, rispetto alla definizione della base imponibile, ci sono poi degli elementi trasversali che in una certa misura sono nel dibattito sulla revisione del sistema tributario, sono un po' dei sempreverdi, perché tornano costantemente alla ribalta, diciamo, sulla definizione di base imponibile. Il primo riguarda la definizione di unità impositiva, individuo o famiglia. Il secondo elemento riguarda la revisione dei valori catastali. Il terzo riguarda le agevolazioni fiscali, le tax expenditure, e il quarto riguarda l'evasione. Sono elementi trasversali perché ovviamente l'adozione di un sistema duale o onnicomprensivo, qualsiasi esso sia, non risolve di per sé questi problemi. La scelta dell'unità impositiva, ad esempio, è un problema questo? Ecco, anche qui dipende un po' dalla definizione di base imponibile. È chiaro che se io sposto gran parte del prelievo sui redditi verso un modello proporzionale reale, la scelta dell'unità impositiva diventa un po' di minor rilievo. Se tasso l'individuo o la famiglia. Questa scelta è molto importante quando la progressività funziona bene e quando la progressività si applica a gran parte della base imponibile, quindi a gran parte dei redditi, altrimenti diviene meno rilevante. Ricordo che qui l'Italia ha oscillato un po' nel tempo, nel senso che si è provato nel corso degli anni a valutare la possibilità di introduzione di sistemi di tassazione familiare come il quoziente familiare, ma poi non si è mai arrivati, diciamo, ad una conclusione rispetto a questo. E quindi si mantiene un sistema di tassazione individuale con correzione. Il secondo elemento, la revisione dei valori catastali. Beh, certo, questo è un problema,
perché la revisione dei valori catastali riguarda una parte, sia nel caso di un sistema di tassazione duale, sia nel caso di un sistema onnicomprensivo, riguarda una parte consistente dei redditi che sono tutti quelli di natura immobiliare. E qui ovviamente anche questo si dice da molto tempo, ci sarebbe bisogno di un riallineamento e io auspicherei un riallineamento anche per evitare soluzioni che secondo me sono peggiori dal punto di vista della tassazione immobiliare, cioè quelle di far ricorso a valori di mercato. Qui le complicazioni potrebbero essere ancora maggiori rispetto all'uso di valori catastali. Sulle agevolazioni fiscali, ecco, anche questo lo definirei un sempreverde. Io personalmente ricordo di aver partecipato a un primo censimento sulle agevolazioni fiscali nel lontano 1991 e quindi diciamo sono passati quasi 30 anni. Alcune di quelle agevolazioni sono uscite, molte sono state introdotte a partire da quegli anni. È un argomento questo ovviamente difficile da affrontare perché perché intorno alle spese fiscali sono state costruite sia le fughe dalla progressività o l'attenuazione della progressività, comunque hanno alimentato meccanismi di erosione fiscale, continuano a farlo e in alcuni casi le spese fiscali sono state utilizzate anche per supplire ad insufficienza o assenza di spesa pubblica destinata alla copertura di specifiche esigenze. E questa tentazione, a mio modo di vedere, rimane abbastanza viva negli anni e anche attualmente. Qui è abbastanza complesso capire da dove si può iniziare a ragionare. Io direi che vanno separate due componenti. Una che è quella proprio dei trattamenti tributari differenziati specifici per categorie di reddito. Credo che facendo un passaggio sulla definizione della base imponibile, questo problema in qualche modo si risolverebbe da sé. Perché se questi trattamenti tributari differenziati dovessero far parte di un sistema organico duale, non sarebbero più differenziati, ma sarebbero parte della regola del sistema. Se andassimo verso un modello onnicomprensivo, bisognerebbe affrontare il problema di ridurli il più possibile, se non eliminarli, questi trattamenti tributari differenziati. Quindi un primo blocco da affrontare potrebbe essere questo. Un secondo potrebbe essere tutto quello relativo alle spese fiscali che possono essere più facilmente sostituite da spesa pubblica diretta. Come dicevo prima, molto spesso le spese fiscali sono state utilizzate anche in questa funzione. E quindi un confronto con la spesa pubblica appare fondamentale anche per evitare che il sistema tributario continui a erogare risorse con un certo grado di illusione finanziaria. Ecco, e quindi se si volesse partire con una revisione delle agevolazioni fiscali, direi che partirei da questi due blocchi, trattamenti tributari differenziati e spese fiscali che hanno una diretta corrispondenza o potrebbero avere una parziale sostituzione con strumenti di spesa pubblica. C'è un punto da evitare, a mio avviso, su questa storia delle agevolazioni fiscali, cioè che la revisione di queste agevolazioni passi attraverso la fissazione di tetti orizzontali al loro uso, indiscriminati. Ecco, questo secondo me è un modo per non risolvere un problema, equivale un po' a quello che nel tempo si è fatto in termini di tagli orizzontali di spesa pubblica, e si tratta in ogni caso di veicoli di scarsa trasparenza rispetto al rapporto anche che deve esistere tra contribuente e fisco. Sull'evasione non ho molto da dire che non sia stato detto nei 50 anni di operatività del sistema tributario, per tacere poi ovviamente dell'evasione che ha caratterizzato anche i sistemi tributari precedenti. Io credo che l'elemento principale sia il fatto che l'evasione costituisce la principale violazione dell'equità orizzontale. E in qualche misura è pregiudiziale a qualsiasi ipotesi di riforma. È un fatto persistente, restringe il campo di applicazione della progressività, vanifica per certi versi gli sforzi redistributivi e rende anche molto difficile la sopportabilità sociale del prelievo su chi le imposte poi le paga effettivamente. E quindi, da questo punto di vista, come dire, siamo tutti d'accordo che sarebbe un elemento da limitare fortemente. Ora, il secondo passaggio che farei è che dalla definizione della base imponibile ci sono ovviamente riflessi sulla progressività del sistema. Io personalmente ritengo che sia l'adozione di un sistema duale, sia l'adozione di un sistema onnicomprensivo non sarebbe compatibile con l'attuale struttura di progressività del prelievo. Nel caso del sistema duale, perché, come vi dicevo prima, secondo me c'è necessità di un raccordo tra il sistema di tassazione proporzionale e le aliquote dell'imposta progressiva. Quindi immaginerei, ad esempio, che ci sia la necessità di stabilire un rapporto tra l'aliquota marginale massima dell'IRPEF e l'aliquota dell'imposta sostitutiva che sia scelta per un sistema di tassazione duale. Ora, l'attuale differenza, se partiamo
prendo un po' quello che accade attualmente, è di quasi 20 punti percentuali, inclusi addizionali regionali e comunali, e io ritengo che questa differenza sia un po' eccessiva, non giustificata, soprattutto in una prospettiva dinamica. Dal punto di vista del modello onnicomprensivo, io credo che qui potrebbe esserci un vantaggio, ma bisogna cambiare un po' il paradigma. Cioè, io ho espressamente indicato nella relazione un modello onnicomprensivo che potrebbe essere un modello a progressività più contenuta, quindi diciamo una riduzione del profilo della progressività, ma estesa, in modo da poter ricondurre all'interno dell'IRPEF redditi che ne sono attualmente fuori. Qui è come se si contrapponessero questi due modelli, progressività contenuta ma estesa da un lato, oppure progressività sostenuta ma limitata dall'altro solo ad alcune tipologie di reddito imponibile. Ora, dalla scelta della base imponibile dipende anche grado e forma, ovviamente, della progressività. Io, pur rimanendo nella convinzione che in assenza di una decisione sulla base imponibile sia un po' difficile parlare degli altri parametri dell'imposta personale, quindi anche parlare di progressività, posso proporre alcune osservazioni rispetto all'attuale struttura della progressività, ai problemi attuali dell'attuale struttura, che sono due fondamentalmente, credo che ne abbiate già sentito parlare. C'è un problema dello scaglione 28-55.000 euro nell'ambito della nostra progressività, perché c'è un salto di 11 punti dell'aliquota marginale, a cui si accompagna però non banalmente, non da trascurare, il fatto che all'interno di quello scaglione le detrazioni sono decrescenti fino ad azzerarsi a 55.000 euro. Quindi c'è un elemento molto pesante di incidenza sull'aliquota media. E il secondo problema è il divario che tutto questo genera tra aliquote marginali nominali ed effettive. Il profilo delle aliquote nominali è fortemente alterato. In alcuni casi, in ragione del fatto che le detrazioni sono decrescenti, le aliquote marginali effettive, se inserisco dentro anche addizionali regionali e comunali, in specifici intervalli di reddito raggiunge anche l'80%. Ora, nel dibattito recente, per risolvere questi problemi, è emersa una certa attenzione per modelli di progressività continua, simili a quelli che sono adottati in Germania. Però in Germania va tenuto presente che quel modello è un modello di progressività mista, continua e per scaglioni, che ha lo scopo principale di generare un profilo continuo di aliquote marginali, ma non di aliquote medie. Questo è abbastanza importante perché qualsiasi struttura progressiva di imposta è in grado di generare continuità delle aliquote medie. Ciò che fa la differenza tra un sistema di progressività continua e gli altri sistemi di progressività è il profilo continuo delle aliquote marginali. Perché chiaramente in un sistema di progressività per scaglioni le aliquote marginali nominali procedono necessariamente per gradini, ovviamente, e quindi hanno delle discontinuità che sono corrispondenti ai livelli di reddito e corrispondenza dei quali l'imposta, diciamo, l'aliquota marginale si modifica. Questi elementi di discontinuità, tra l'altro, sono presenti anche nel modello tedesco. Ora, la progressività continua è una scelta che può essere fatta dal punto di vista tecnico, però per rimediare a queste distorsioni non è una scelta necessaria, nel senso che rimedia le attuali distorsioni sarebbero possibili anche con altre forme di progressività, anche con la progressività per scaglioni. Basterebbe ad esempio ripristinare il ruolo delle detrazioni costanti e non decrescenti al crescere del reddito. Quindi la progressività diventa un fatto tecnico e qui si aprono diverse possibilità, diciamo, di attuazione dello stesso profilo di aliquote medie con diverse soluzioni tecniche dal punto di vista della progressività continua per scaglioni. L'ultimo punto che vorrei trattare, e mi avvio a conclusione, è questa idea che l'IRPEF, la modifica dell'IRPEF, trascini necessariamente alcune implicazioni su altri aspetti del sistema tributario. Un aspetto importante è il collegamento con la finanza territoriale, perché ci sono addizionali regionali e comunali all'IRPEF, e quindi modifiche dell'IRPEF centrale hanno ovviamente un riflesso sugli addizionali regionali e comunali. A maggior ragione perché le regioni, molte regioni, come ho inserito nella relazione, utilizzano le addizionali regionali in maniera progressiva. Ecco, da questo punto di vista io direi che l'occasione, la revisione dell'IRPEF possa essere un'occasione per accentuare a livello regionale il regime di separazione delle fonti, cioè fare in modo che regioni e comuni applichino imposte che non siano applicate a livello centrale, anche se devo dire che in Italia l'esperienza dell'IRAP, che in teoria è un'imposta regionale,
quindi applicata con un regime di separazione delle fonti, non ha dato molto, non ha avuto molto successo in termini di effetti delle politiche centrali su questa imposta che è di fatto regionale. Sconsiglierei, dal punto di vista delle relazioni con altri elementi del sistema tributario, l'impiego di imposte patrimoniali personali e progressive. Io su questo sono piuttosto scettico, vedo grossi problemi di accertamento e di implementazione di questo tipo di imposte, forse se non altro ad esempio per il fatto che le imposte patrimoniali dovrebbero essere applicate prevalentemente su base familiare, quindi bisognerebbe porsi il problema della coerenza tra una tassazione di tipo familiare e una tassazione, se si decide, individuale a livello IRPEF. Quindi l'operazione migliore che si può fare dal punto di vista delle imposte patrimoniali sarebbe, secondo me, razionalizzare tutto il prelievo immobiliare, anche proprio in funzione di una sua ridistribuzione tra diversi livelli di governo. C'è poi un elemento che sostengo abbastanza fortemente, quello della ricomposizione del prelievo tra IRPEF e IVA. La differenza tra i due in termini di peso percentuale sul PIL è circa l'11% l'IRPEF, il 6,2% l'IVA. E la resistenza di solito a questa ipotesi di ricomposizione avviene per preoccupazioni di carattere distributivo. Ecco, queste preoccupazioni non mi paiono del tutto fondate e non mi appaiono neanche insormontabili, perché penso sempre che alcune questioni distributive siano meglio risolte attraverso strumenti di spesa pubblica, e quindi eventualmente anche effetti che possono apparire indesiderati di questa ricomposizione potrebbero essere compensati su altri lati del bilancio pubblico, a mio avviso molto più efficaci. E c'è un ultimo punto, quello del rapporto tra l'IRPEF e alcune prestazioni di welfare, in particolare i trasferimenti monetari. Qui faccio rapidamente tre punti per cercare di stare nei tempi. Non sono particolarmente favorevole all'uso di un'imposta negativa, quindi alla trasformazione dell'IRPEF in imposta negativa. Io trovo che in Italia non ci sia nulla che un'imposta negativa possa fare che non possa essere fatto forse più efficacemente con strumenti di spesa. E la separazione di questi strumenti, a mio modo di vedere, rende più chiaro il ruolo di entrambi gli strumenti, le imposte da un lato e la spesa dall'altro. Non è un caso, secondo me, che gli schemi di imposta negativa nascono negli Stati Uniti, dove il trasferimento monetario molto spesso supplisce alla mancanza di copertura sociale con servizi in natura, e quindi è molto più adatto. Mi chiedo se noi ne abbiamo bisogno così tanto di un'imposta negativa. Io penserei di no. E per la stessa ragione non valuto quello degli incapienti, che è anche un problema che ricorre spesso nel dibattito, come un problema da affrontare con l'IRPEF. Il problema dell'incapienza, secondo me, deriva da un modo di vedere, da un modo di intendere lo strumento diverso, perché le detrazioni servono per correggere sostanzialmente capacità contributiva, e quando la capacità contributiva è azzerata, credo che l'imposta abbia esercitato il suo ruolo. Nel senso che per un individuo per cui l'imposta è azzerata significa semplicemente che non è in grado, in base alla sua capacità contributiva, di partecipare al finanziamento della spesa pubblica. Se poi ci sono ulteriori bisogni di quell'individuo, credo nuovamente che ci siano strumenti di spesa pubblica che possano affrontare il problema meglio di come possa essere affrontato dal lato dell'incapienza. Ultimo punto, ho una tendenza anche a non valutare positivamente, un po' per le stesse ragioni che vi ho detto ora, la parte di proposta per l'assegno unico per i figli, che di per sé è strumento ovviamente meritorio, ma che, almeno nella proposta, vuole assorbire le detrazioni per figli a carico all'interno del libro. Io di nuovo penso che i due strumenti hanno logiche diverse e, a mio modo di vedere, sarebbe opportuno mantenere ben separata la loro azione. Le imposte hanno tendenzialmente un obiettivo di finanziamento della spesa pubblica e la redistribuzione potrebbe essere molto più efficace se attuata attraverso strumenti di spesa. Presidente, mi fermerei, spero di essere stato abbastanza nei tempi. Presidente, a lei davvero grazie, professore. Ha consentito alle due commissioni una fotografia che permetterà, a mio avviso, un utile confronto con il seguito delle nostre domande. Chi chiede la parola? Posso iniziare io, Presidente? Prego, Presidente Marattin.
Allora, mi permetto anch'io di ringraziare il professor Liberati perché... Mi sentite? Un ritorno, ok. Sì, con un leggero ritorno, ma la sento. No? Sì, c'è anche un po' di ritorno. Comunque, mi permetto anch'io di ringraziare il professor Liberati perché senza ovviamente nulla togliere a tutti gli altri auditi, tutte le relazioni sono state eccellenti o quasi tutte, la memoria che ci ha consegnato è davvero molto completa e ci dà un numero pressoché infinito di spunti e di riflessioni. Io ho sul momento quattro domande, l'ultima delle quali è forse figlia del fatto che ieri sono arrivato a leggere quasi tutto tranne l'ultimissima parte, quindi la domanda che farò probabilmente avrà già una risposta nella memoria e me ne scuso preventivamente. Allora, la prima è questa qui. Leggendo la sua perplessità per quanto concerne la revisione del catasto per l'adozione del criterio OMI, quindi dei valori di mercato, ho capito che la sua obiezione, quindi, è fondata, perché sostanzialmente, mi corregga se sbaglio, dice il valore di mercato non considera il costo di produzione, diciamo, di quella base imponibile, quando invece la rendita catastale potrebbe incorporarlo ex post. E da lì, quindi questa è una cosa a cui non avevo mai riflettuto oggettivamente, però da lì mi collego alla domanda principale, cioè lei quindi sostiene che l'intero sistema dovrebbe virare verso la possibilità di riconoscere i costi di produzione del reddito, quindi sul reddito netto piuttosto che sul reddito prodotto. Vale a dire, ed è un punto che lei tocca successivamente, ma lo tocca in un modo che non ho compreso bene, perché la detrazione per lavoro dipendente è vero che storicamente rispetto all'intento originario è diventato uno strumento redistributivo, perché essendo decrescente, se doveva approssimare i costi di produzione e reddito per un lavoratore dipendente che non può dedurlo analiticamente, doveva essere costante. Il punto è: perché detrazione e non deduzione? Cioè, se dobbiamo approssimare il fatto che anche un lavoratore dipendente o addirittura anche un possessore di prima casa deve dedurre, staccare dalla base imponibile i costi che gli sono serviti per produrre il reddito, perché dobbiamo continuare con la detrazione in forma con la detrazione e renderla in forma fissa in luogo invece di una deduzione dalla base imponibile? È vero che insomma può essere disegnato in modo equivalente ovviamente, ma se noi diciamo adottiamo il principio di tassazione del reddito netto, io credo che lo strumento debba essere la deduzione, non la detrazione. Secondo, anche qua me ne scuso, potrebbe essermi sfuggito qualcosa, ma non ho trovato nella relazione, ma ovviamente non poteva trattare tutto lo scibile fiscale, però diciamo così, le faccio io la domanda sullo strumento del minimo esente, che è uno strumento sul quale ci stiamo un po' concentrando, quindi la personal allowance, tutti quei strumenti similari nel caso spagnolo, nel caso inglese, eccetera. Cioè, come vedrebbe l'introduzione dello strumento del genere, identificato ovviamente non come una no tax area come attualmente è, ma come una maxi deduzione in forma fissa e eventualmente modulabile sulla base della composizione del nucleo familiare? Questa è un'altra riflessione che stiamo facendo. Io non voglio né anticipare, né, anche perché non le conosco, le conclusioni nostre della nostra riflessione, ma diciamo, parlo a titolo personale, ovviamente, a titolo personale io non sono affatto convinto del passaggio all'unità impositiva familiare, per le ragioni fra l'altro che lei stessa indicava. Però comincio a essere un po' convinto che se virassimo verso l'introduzione di un minimo esente, questo minimo esente potrebbe essere modulato a seconda delle caratteristiche del nucleo familiare. Le chiedo la sua opinione su questo. No, è l'ultima domanda infine che ho, che è quella che probabilmente, la cui risposta è già da qualche parte, ma ripeto, è l'unico punto che non ho finito di leggere ieri sera. Allora, la sua posizione su imposta negativa e assegno unico è interessante. Perché è contraria, diciamo, a quello che anche qui parlo a titolo personale, personalmente credo, ma mi interessa capirne di più. Cioè lei fondamentalmente dice, sia quando parla di perplessità sull'imposta negativa, sia quando parla di perplessità sulla integrazione nell'assegno unico delle detrazioni per carichi familiari, dice sono due cose diverse. Ma, diciamo, la formula in questo modo: prendiamo solo l'imposta negativa. Da un punto di vista osservazionale, perché lo sono?
Cioè, ovviamente l'agire sul lato della spesa o sul lato delle entrate è a prioristicamente, teoricamente diverso, ma se noi ipotizziamo un sistema di imposta negativa, alla fine sugli incapienti stiamo parlando di un trasferimento da un punto di vista osservazionale, insomma è equivalente osservazionalmente parlando, se diciamo, mi si consente questo orrido termine. Quindi la sua perplessità è di natura teorica o c'è un impatto che capisco, quella di natura teorica, ma dal punto di vista dell'implementazione del sistema fiscale, perché dovrebbe rilevare, ecco, da un punto di vista pratico? Grazie. Grazie. Le domande? Se non, prego, Ungaro, il collega Ungaro. Grazie. Anch'io dopo. Anch'io, presidente. Fragomeli. Allora, prima Ungaro e poi gli altri due colleghi prenotati, prego. Sì, avevo solo due domande. Intanto, professore, grazie, che la sua è molto interessante. In realtà l'ha già fatto il presidente Marattin, ma volevo solo aggiungere una piccola gamba all'ultima domanda che ha fatto il presidente Marattin. Ecco, una domanda un po' più filosofica. Lei dice varie volte nella sua relazione: attenzione, non confondiamo gli obiettivi. Le tasse servono a finanziare la spesa pubblica. Per altri obiettivi, la natalità, l'aiuto ai deboli, usiamo la spesa pubblica che è più efficiente. È un argomento molto forte che lei usa. Io però mi sento, ecco, da legislatore, di dirle che comunque non è che siamo arrivati a questa situazione per caso o per maliziosità, è perché in Italia ci sono delle contingenze molto chiare, no? C'è un'evasione gigantesca, un'evasione enorme, no? Un'economia informale molto importante, una inefficienza della spesa pubblica storica, che quindi ha portato il legislatore nel tempo a voler usare la leva fiscale, perché è più facile, perché appunto è uno sconto sulle tasse pagate nell'economia formale, perché così almeno si crea un incentivo, si spera, agli agenti che sono nell'economia sommersa a entrare in quella legale, e quindi c'è un motivo per il quale si è usata un po' la leva fiscale. Quindi capisco che teoricamente bisogna fare attenzione e ribilanciare, ma da qui a condannare ogni tipo, appunto a condannare anche l'imposta negativa. Ecco, io volevo da lei qualche elaborazione in termini di sostegno al fatto che l'Italia ha delle contingenze molto chiare che lo distinguono da altri paesi, insomma. Quindi è vero che il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno una spesa pubblica sociale, soprattutto gli Stati Uniti, inferiore all'Italia, ma è anche vero che loro hanno quella poca spesa sociale più efficace e hanno, insomma, quindi credo che non sia così facile la comparazione. Volevo un suo consiglio ai legislatori di questo paese che sono in questa contingenza. E poi un'altra domanda volevo fare, scusi, forse ho capito male. Lei diceva che, forse ho capito male io, che lei non sarebbe contrario a un recupero anche parziale del sistema onnicomprensivo di tassazione, ma dall'altra poi lei dice no, ma io sono contro l'imposizione patrimoniale personale, soprattutto su capitali mobili, perché in un mondo di frontiere aperte e mobilità dei capitali sarebbe deleterio, insomma, meglio riorganizzare il prelievo immobiliare. Ma secondo me questo argomento che lei usava era appunto l'argomento principale per andare verso il sistema duale e contro il sistema onnicomprensivo. Quindi, cosa ho capito male io, volevo solo capire bene come, per quale motivo lei difendeva il sistema onnicomprensivo. Grazie. Collega Gusmero Gomeli. Due cose. Uno, non vorrei contraddire il collega Ungaro, ma probabilmente è proprio andando ad aiutare dal lato della spesa le situazioni deboli che si fa diciamo attenzione alle fasce basse, perché col fisco c'è il tema dell'evasione, cioè aiutare tutti indiscriminatamente alla fine. Mi sentite? Sì, io lo sento. È proprio quello, cioè aiutare sulle detrazioni l'effetto è proprio di aiutare alla fine anche gente che evade, e quindi il tema dell'imposta negativa ha un po' quelle criticità. Invece la no tax area, quindi io nelle valutazioni che stiamo facendo e anche nelle stime del gettito, noi attualmente abbiamo 10 milioni di contribuenti italiani che di fatto non pagano nulla e quindi sono già di per sé in no tax area, però tutte queste persone
di fatto le si vessa con adempimenti, con problematiche, con anche adempimenti contabili, fiscali e quant'altro. Cioè abbiamo 10 milioni di persone che comunque non pagano nulla, ma pagano lo scotto di una burocrazia fiscale. Quindi forse non è il caso che se ne prenda atto e si vada verso un discorso di no tax area, magari anche con una suddivisione di tipo familiare, con una tenendo in considerazione anche gli aspetti familiari. Terza domanda: non è stato trattato un tema che è abbastanza all'ordine del giorno, che io considero molto pericoloso, cioè il cambiamento della base imponibile. Attualmente la base imponibile è per competenza o tra virgolette fintamente per cassa e ha determinate caratteristiche, pregi, difetti. I difetti sono la massa enorme di costi non deducibili, quindi di variazioni in aumento che si devono fare per spostarsi dal reddito civilistico al reddito fiscale, ma dall'altro il fatto che determinando per competenza in qualche modo quell'utile che può non essere liquido è almeno un utile economico. Il passaggio alla cassa, se è cassa vera, comporterebbe degli enormi costi per i cittadini, per le imprese, o un ulteriore appesantimento della complicazione. Ecco, su questo è emersa un'ipotesi di lasciare tutto com'è, la base imponibile, la determinazione della base imponibile, e andare verso un discorso di suddivisione degli attuali acconti e saldi calcolati esattamente nello stesso modo anche col metodo previsionale, andando a rateizzarli in rate mensili. Il tipico esempio è l'acconto di novembre, che invece di pagarlo tutto in un colpo al 30 di novembre si potrebbe pagare dall'anno successivo, abolendo la ritenuta d'acconto del 20%, che genera distorsioni perché abbiamo una enormità di persone che sono a credito fisiologico. Ecco, su questi aspetti qual è il suo parere? Gomeli e poi Fenu e abbiamo finito. Grazie Presidente D'Alfonso. Io mi collego un po' all'intervento iniziale del Presidente Marattin, nel senso che chiaramente la sua relazione ha introdotto un fattore aprioristico che fino adesso non era stato delineato in modo così netto, e per aprioristico intendo dire che lei ci ha posto davanti a un rapporto sfidante rispetto alla riforma fiscale. Cioè noi ci eravamo molto concentrati giustamente e in modo principale sulla questione del prelievo tributario, delle modalità di riforma del prelievo tributario. Lei invece giustamente ci ha detto che prima di qualsiasi altro ragionamento bisogna aver ben chiaro anche quali saranno gli scenari delle politiche di spesa, che non possono essere ricondotte in un secondo momento, ma che appunto devono essere viste in modo aprioristico, perché altrimenti si rischia di prendere delle scelte che poi danno dei risultati non voluti e non definiti. Quindi la prima cosa è veramente interessante il suo punto di vista, perché anche strumenti, modalità di prelievo, criticità da risolvere, penso alla tassazione familiare, penso al tema che ha posto lei sull'assegno unico, piuttosto che tutte le altre questioni che ci ha posto, ci pongono il problema di come costruire, prima di definire il prelievo, il rapporto con la spesa, che io sinceramente l'avevo relegato a un fattore successivo, invece lei ci dice che deve essere una questione definita a monte. Quindi grazie per questo, perché ci dà una chiave di lettura, almeno dal mio punto di vista, molto importante. Vengo però alle domande. L'altra questione che lei ci pone da anteporre alle altre, perché lei l'ha chiamata questione pregiudiziale, è quella dell'evasione fiscale. Allora le chiedo, siccome su questo io ho letto anch'io due terzi della sua relazione ieri sera, ma non l'ho completata, però vorrei capire meglio come affrontiamo il tema dell'evasione fiscale
quali strumenti adottare. In questi giorni si discute molto di come chiudere gli strumenti di tracciabilità, di contrasto, come incentivare modalità quindi legate alla moneta elettronica, su cui si apre sempre una discussione, come chiudiamo il cerchio tra la fatturazione elettronica e il trasferimento dei corrispettivi, cioè tutte cose che possono interessare anche i regimi oggi esenti. Cioè c'è un tema fondamentale di un grande contrasto all'evasione, di un sistema completamente tracciabile, più completamente tracciabile per contrastare l'evasione. Vorrei capire da lei che idea ha, che pensiero ha su come, quali misure possono essere messe in campo da questo punto di vista. Vorrei un piccolo chiarimento sul sistema tedesco, perché lei giustamente ci ha detto qual è l'originalità del sistema, che non è tanto quello di generare un sistema progressivo, ma quello di generare un sistema di aliquote marginali progressive, non tanto medie. Quindi vorrei capire meglio quali sono le criticità, secondo lei, che rimangono in capo al sistema tedesco. Io mi permetto di avere un'opinione un po' diversa, seppure riconosco il principio sugli incapienti, che chiaramente hanno un certo vantaggio rispetto al prelievo tributario non subendolo. Però io in Commissione Finanze spesso in questi anni ho affrontato anche un tema che è più legato agli incapienti sopraggiunti rispetto a particolari discipline di detrazione, quindi di vantaggio sulla spesa, che sono ad esempio quelle sulle ristrutturazioni edilizie e via dicendo. E cioè soggetti che magari sono partiti con un determinato reddito e quindi con una determinata capienza e che poi nell'arco degli anni, per la perdita del lavoro, per la diminuzione del reddito, hanno perso queste agevolazioni. Qui mi pongo un problema rispetto al loro diritto, che lei giustamente diceva meno forte, perché appunto sul lato spesa, perché hanno avuto una bassa imposizione. Però ci sono anche questi fattori di cambiamento del reddito improvviso e che quindi creano questi tipi di problemi. Quindi come strutturiamo la questione? Noi l'abbiamo in parte risolta con la cessione del credito adesso, quindi questo problema non c'è più, però è chiaro se questa cessione del credito sarà a regime o meno. Adesso è prevista per X anni e poi dobbiamo capire se rimarrà. Le ultime due questioni velocissime sull'IMU. Lei ci ha parlato di una questione importante sulla distinzione delle fonti, delle imposte con fonti differenziate tra il prelievo locale e il prelievo erariale. Qui lei cosa pensa quindi di dividere l'IMU e di consegnarla definitivamente in toto agli enti locali e quindi eliminare tutte le forme, in contropartita eliminare le forme di addizionali IRPEF che oggi sono tra i prelievi appunto che vengono riconosciuti agli enti locali. E in ultimo, cosa che lei non ha toccato nel suo grande discorso onnicomprensivo, il rapporto con altre forme di prelievo su imposte, cioè lei ha fatto il rapporto IRPEF-IVA, però volevo capire se anche altre tipologie di imposta che in questi giorni abbiamo discusso, da imposte di tipologia patrimoniale ad altre forme di prelievo, come costruirle in una riforma fiscale più onnicomprensiva. E poi le risposte del professore, grazie. Sì, grazie Presidente. Anch'io ringrazio il professor Liberati perché ci ha dato sicuramente elementi molto utili e importanti, tanti elementi. Volevo fare due domande. Allora, una, non ho avuto modo di leggere la relazione, quindi probabilmente mi è sfuggito il passaggio. Non ho ben capito se è stato detto, se il professor Liberati propende al termine di questo ragionamento più per mantenere e migliorare il sistema duale oppure per ristabilire un sistema progressivo con le criticità, le correzioni necessarie di cui ha parlato. E poi l'altra domanda è questa. Io sarei curioso perché non conosco quelli che sono i documenti sulle discussioni avvenute 40 anni fa, insomma, oltre 40 anni fa sull'ultima grande riforma fiscale che c'è stata. Mi piacerebbe sapere se sovrapponendo quelle discussioni a quelle che stiamo facendo attualmente se è cambiato qualcosa o ci siano, diciamo, delle similitudini. In questo caso mi chiedo se è positivo il fatto che ci siano similitudini in queste discussioni, visto che il resto del mondo, soprattutto
alcuni soggetti hanno determinato un cambio epocale non soltanto nella costruzione degli strumenti digitali, ma il nostro modo di essere. Perché dico questo? E io volevo chiedere al professor Liberati, queste sono discussioni molto complesse. È possibile, secondo lei, noi attualmente sul fisco sembra che abbiamo una sorta di iceberg invertito. Abbiamo tutta la complessità che emerge e che rende molto complesso il fisco. Alcuni colleghi hanno parlato dell'eccessiva numerosità di adempimenti, della complessità per i fruitori del fisco, per le imprese, per i destinatari insomma del sistema fiscale. Quindi chiedo se è possibile, ovviamente alla base, utilizzare tutti questi ragionamenti complessi, ma invertire in qualche modo l'AIR. Quindi utilizzando la logica delle app digitali, rendere il fisco alla fine di tutte le decisioni che verranno prese estremamente semplice da utilizzare con la logica delle app. Quindi consentendo innanzitutto di poter far fruire ai contribuenti un fisco in tempo reale. Adesso poco fa il collega Fragomeli parlava ad esempio dell'incapienza sopravvenuta. Un fisco in tempo reale consente al fisco e al contribuente di rendersi conto di un eventuale, ad esempio, incapienza sopravvenuta e modificare in tempo reale anche l'imposizione fiscale. Quindi è possibile condurre tutti questi ragionamenti anche con una, diciamo, discussione che apra non solo ai tributaristi ma anche agli ingegneri informatici per consentire una fruizione in tempo reale del fisco, quindi capire qual è la situazione nel momento preciso in cui la si sta guardando, anche attraverso gli strumenti tools di cui disponiamo. E questo accompagnato anche ad esempio a un prelievo in tempo reale, quindi a un sistema di micro prelievi ad esempio sulle singole entrate o sulle singole transazioni commerciali che consenta di monitorare la propria posizione fiscale e quindi modificare eventualmente i comportamenti in base a quella che è la situazione fiscale in tempo reale, e secondo me anche alimentare ad esempio il contrasto di interessi senza modificare il sistema delle tax expenditures, quindi verificando qual è la situazione delle detrazioni in base alle imprese effettuate fino a una certa data, lo stato delle proprie deduzioni, dei propri crediti fiscali, tutto attraverso gli strumenti tecnologici di cui disponiamo. Quindi volevo chiedere il suo parere su questo. È possibile capovolgere quest'iceberg e quindi far sprofondare la complessità e far emergere per i contribuenti una semplicità e velocità nella gestione del fisco? Io credo che questo sia molto importante, potrebbe risolvere tantissimi problemi, innanzitutto il rapporto tra contribuente e fisco e da quello il problema irrisolto dell'evasione fiscale. Grazie. Prego, professore. Grazie per le domande, cercherò di dare risposta a tutto, ho preso un po' di appunti. Vado nell'ordine in cui le domande sono state poste, comincio da quelle dell'onorevole Marattini. Dunque, sulla revisione del catasto, io penso che in termini di tassazione, anche sulla certezza della tassazione per il contribuente, credo che il riferimento ai valori catastali sia migliore del riferimento ai valori di mercato. Il valore catastale nasce come reddito medio, ordinario, continuativo, quindi sostanzialmente privo di oscillazioni. Questo rende abbastanza certo il prelievo, ovviamente rende anche consistente il prelievo nella misura in cui si procede ad una rivalutazione del catasto. È chiaro che nell'attuale situazione ci sono molte difficoltà e anche molte iniquità rispetto al modo in cui le rendite catastali sono state rivalutate. La logica che il reddito catastale implicitamente tenga conto dei costi di produzione è un po' la logica che si estende a tutti i tipi di reddito che sono presenti in IRPEF. Allora, ci sono redditi che hanno, diciamo, che hanno per definizione una contabilità analitica e quindi si porta a tassazione il reddito netto. Ci sono redditi in cui questa tassazione del reddito netto è implicita, e questo è il caso, come diceva lei, del lavoro dipendente. Lì una
una funzione delle detrazioni per lavoro dipendente, oltre, diciamo, ad assolvere in parte ad una discriminazione qualitativa, è quella di compensare in modo forfettario spese di produzione del reddito. Ora è chiaro che, come ho avuto modo di dire rispetto ad altri strumenti, un po' confondere la logica degli strumenti ha portato a utilizzare nel tempo quelle detrazioni per lavoro dipendente in maniera esclusivamente redistributiva. E uno dei problemi, come ho detto all'inizio, è proprio il fatto che quelle detrazioni, ad esempio, si azzerano a livelli di 55.000 euro. Ora, se io volessi spingere questo discorso del costo di produzione del reddito molto oltre, potrei dire addirittura che le spese di produzione del reddito tendenzialmente crescono al crescere del reddito, no? Quindi teoricamente sarebbe anche giustificato avere una detrazione, diciamo, crescente al crescere del reddito, però senza arrivare a questo estremo io potrei immaginare una detrazione costante al crescere del reddito, che dal punto di vista distributivo non è neanche una cattiva figura, perché è chiaro che una detrazione costante al crescere del reddito significa semplicemente che in percentuale del reddito sarà una percentuale più bassa al crescere del reddito, quindi, diciamo, non vado neanche contro una filosofia distributiva in modo così, così grave. E dal momento in cui stabilisco detrazioni costanti, come ha detto lei, qui si tratta di capire se voglio utilizzare una detrazione o una deduzione, tenendo conto però, ed era l'accenno che lei stesso ha fatto, che una volta che io stabilisco una detrazione costante, posso logicamente immaginare che sia più chiaro l'uso di una deduzione, ma è chiaro che i due possono essere resi equivalenti in quel senso. Una deduzione costante dal reddito ovviamente potrebbe essere resa equivalente ad una detrazione costante dal reddito, potrei avere detrazioni costanti, equivalenti alle deduzioni, si tratta di scegliere ovviamente il punto su cui incidere nella definizione del reddito. Chiaro che da un punto di vista, diciamo, di principio sarei d'accordo sul fatto che si possa trattare di una deduzione piuttosto che di una detrazione, però se uso la deduzione costante per livello di reddito, è chiaro che una deduzione costante per livello di reddito rappresenta un risparmio di imposta maggiore quando il reddito cresce, se soggetto ad aliquote marginali più elevate. Quindi bisogna tener conto di questi due aspetti, ovviamente, e quindi questo dipende un po' anche dalle risorse, come al solito, che si vogliono mettere in questo tipo di riforme. La seconda domanda mi sembrava fosse sullo strumento del minimo esente. Io qualcosa ho inserito nella relazione e tendenzialmente sarei a favore di questo strumento, perché vedo la questione delle no tax areas, cioè delle aree di esenzione, come un modo troppo implicito per determinare dei minimi esenti. Con l'aggravante che quando non ho più diritto alle detrazioni, coloro che non hanno più diritto alle detrazioni per limiti di reddito non hanno neanche più nessun, tra virgolette, diciamo, minimo esente o area di esenzione di cui poter fruire. Quindi sarebbe più opportuno dal punto di vista della struttura e della chiarezza ragionare su quale debba essere considerato un minimo di reddito non tassabile per tutti, perché quel reddito corrisponde ad un reddito vitale, ad un reddito essenziale per coprire consumi essenziali, un reddito di sopravvivenza, comunque lo si voglia intendere. E ovviamente, siccome le famiglie di composizione diversa hanno esigenze diverse e anche capacità contributive diverse, non c'è nulla di strano nell'immaginare un minimo esente modulabile a seconda della composizione familiare. Quindi su questo, se capisco bene la sua posizione, io sarei d'accordo su questo. Ora, imposta negativa e assegno unico. Sono d'accordo, dal punto di vista osservazionale può non cambiare molto. Però allora, la questione però è un po' diversa sull'imposta negativa e sugli incapienti. L'imposta negativa è uno strumento con il quale, di fatto, se io ho un reddito inferiore al minimo esente, tecnicamente percepisco un sussidio. Però la vera imposta negativa deve o dovrebbe passare attraverso la definizione del minimo esente. Perché è soltanto attraverso quella definizione che io posso recuperare un concetto proprio di imposta negativa. Perché nel momento in cui il contribuente abbia un reddito inferiore al minimo esente, percepisce un sussidio che è esattamente pari alla differenza tra il minimo esente e il suo reddito. Ecco, il concetto di imposta negativa si fonda su questo aspetto. La questione degli incapienti io la vedo leggermente diversa. Allora, finisco con l'imposta negativa però. Ora è chiaro che io posso fare questo attraverso l'imposta se però, ecco, mi metto nella strada della definizione del minimo esente. Però di nuovo, se io mi metto su quella strada e sostanzialmente sto pagando un sussidio a contribuenti che hanno un reddito al di sotto del minimo esente, probabilmente potrei fare la stessa cosa con uno strumento di spesa. Non vedo, diciamo, il problema
dal punto di vista dello strumento. Io leggo invece un po' più di chiarezza nel separare le due funzioni. Leggerei molto più chiaro il fatto che a fronte di redditi inferiori al minimo esente si intervenga con strumenti di spesa per compensare questa differenza. Però questa è, come dire, appunto un'opinione dal punto di vista del principio e della chiarezza degli strumenti che abbiamo a disposizione. La questione dell'incapiente è leggermente diversa, perché la questione dell'incapiente arriva per il fatto che io non posso utilizzare detrazioni. Ecco, ma se io restituisco le detrazioni non utilizzate, sto forzando lo strumento della detrazione, a mio modo di vedere. Perché la detrazione non ha questo scopo. La detrazione ha lo scopo di correggere per la capacità contributiva, ha lo scopo di tenere conto di alcune differenze di carichi familiari, ad esempio, o discriminazioni qualitative del reddito. E quindi una volta che la detrazione ha portato a zero l'imposta, come ho detto prima, io penso che abbia esercitato la sua funzione dal lato tributario. E quindi ciò che non viene utilizzato è semplicemente perché una capacità contributiva di contribuire appunto al finanziamento della spesa pubblica al massimo può essere zero. Non posso avere una capacità contributiva negativa di finanziamento della spesa pubblica, ma è un modo di ragionare sugli strumenti. Posso avere invece ovviamente specifici bisogni che, torno di nuovo al punto, possono essere soddisfatti attraverso strumenti di spesa pubblica. In tutto questo io leggo una maggiore chiarezza e trasparenza degli strumenti. E ecco, spero di aver risposto in questo senso. Procedo. Professore, però io intendevo la sopraggiunta, scusi se la interrompo. Arrivo a lei più tardi. Stavo rispondendo, sto in ordine perché la sessione degli incapienti torna, quindi sto seguendo l'ordine, quindi se mi permette arrivo subito dopo. Dunque, sul fatto degli strumenti che sono stati utilizzati in questo senso, mi sembra che mi sia stato chiesto che bisogna tener conto delle contingenze. Tra le contingenze, ad esempio, il fatto che esiste l'evasione. Ecco, io un po' questo poi l'ha detto, mi sembra, anche successivamente l'onorevole Gusmeroli, se non sbaglio. Ecco, però io, proprio in ragione dell'evasione, io sarei abbastanza scettico sull'utilizzo di strumenti di sussidio all'interno dell'imposta. Perché io corro il rischio che siano degli incapienti, dei soggetti che evadono. E finché non ho chiaro questo, e finché non sono riuscito a distinguere dentro l'IRPEF chi evade e chi non evade, significa che io sto restituendo strumenti di sussidio a persone che probabilmente non ne hanno diritto. È chiaro che questo succede già dal lato della spesa, è chiaro. Ma proprio perché succede già dal lato della spesa, forse converrebbe concentrarsi su un lato solo del bilancio pubblico rispetto al quale contrastare questi meccanismi evasivi e non incidere sull'IRPEF, che di per sé in questo momento dal punto di vista dell'evasione è un'imposta abbastanza difettosa. Quindi il mio timore, capisco il principio e capisco la domanda, nel senso che molto spesso, se interpreto bene lo strumento fiscale, potrebbe essere più semplice per portare, diciamo, un sostegno dove c'è bisogno. Però nell'attuale struttura dell'IRPEF io vedo questo molto problematico come aspetto, proprio in ragione del fatto che l'evasione è piuttosto elevata e ovviamente se è evasione si concentra, io vedo redditi dichiarati a livelli bassi che sicuramente non corrispondono ai redditi veri. E se non ho possibilità di distinguere questo, far passare degli strumenti di sostegno all'interno dell'IRPEF la vedo piuttosto problematica. Per quanto riguarda il recupero all'onnicomprensivo, io non sono contrario, anzi, piuttosto sarei anche abbastanza favorevole nella logica che ho sostenuto prima. Cioè io vedo improbabile che un recupero del modello onnicomprensivo possa essere fatto con questo profilo di progressività delle aliquote nominali. Per questo prima parlavo di progressività contenuta ma estesa, cioè per ridurre la convenienza ad applicare tassazioni sostitutive o trattamenti differenziati, bisogna in qualche modo agevolare il rientro di questi, di questo tipo di redditi, riducendo il profilo delle aliquote marginali. Quindi in questo senso penso che sia opportuno ragionare in questo momento storico non di una progressività sostenuta, che è una sorta di illusione poi, perché se è sostenuta e limitata solo ad alcune tipologie di reddito diventa una progressività illusoria. Ecco, sarei per ragionare invece su progressività più moderate, ma estese a gran parte dei redditi. Quindi in una certa misura mi sento verso favorevole a questo tipo di recupero del criterio onnicomprensivo. Ora, la questione dei patrimoni. È chiaro che la patrimoniale lì, la questione è un po' diversa, perché l'elemento patrimoniale ha in sé elementi di patrimonio che sono elementi di patrimonio che non producono reddito immediato, che non sono neanche accertabili.
Io penso all'esperienza francese dell'imposta sull'imposta sulla fortuna, che era su tutti i tipi di patrimonio, e parliamo di una nazione che ha un'amministrazione finanziaria piuttosto ben funzionante, la quale alla fine ha dovuto rinunciare all'applicazione di questa imposta e concentrarsi solo sulla tassazione immobiliare. Ci sono redditi, diciamo, ci sono patrimoni non accertabili, molto difficilmente accertabili, mentre la categoria di redditi che dovrebbe rientrare nel modello onnicomprensivo sono redditi che noi vediamo, perché attualmente sono tassati con imposizioni sostitutive. Quindi non ci sarebbe, come dire, da agevolarne il rientro, ma non di fare accertamenti di tipo diverso da quelli che già si fanno. Io penso agli elementi patrimoniali, molto spesso che vengono indicati gioielli, quadri, libri antichi, eccetera. Come accertare tutto questo? Come definire? In base ad autodichiarazioni? Ecco, questo diciamo lo eviterei per i noti problemi che questo tipo di autocertificazione ovviamente produce in Italia. Provo a passare avanti, se vedo bene. Dunque, l'onorevole Gusmeroli mi chiedeva questa questione dell'evasione, credo aver già risposto sulla questione degli incapienti. La no tax area, ha ragione, 10 milioni di contribuenti già non pagano imposte, però io vedo questo appunto come dovuto a un meccanismo di detrazioni, all'effetto implicito delle detrazioni. Io, se dovessi immaginare una revisione dell'IRPEF relativamente più organica, ragionerei sulla questione del minimo esente, ecco, e non sulle aree di esenzione erraticamente provocate da detrazioni, sia per lavoro dipendente, autonomo o per figli a carico, eccetera. Se riteniamo che ci sia una parte di reddito che non è in grado di partecipare al finanziamento della spesa pubblica, questo reddito va esplicitato e quindi va eliminato dalla tassazione appunto attraverso un'esenzione. Sugli adempimenti, certo, come dire, sono d'accordo sul fatto che gli adempimenti debbano essere ridotti, però ecco, tenete conto molto spesso che la complessità di un sistema fiscale non dipende molto dalla regola, perché una volta che la regola è stata stabilita, la regola viene mantenuta, questa regola viene consolidata anche nel comportamento dei contribuenti. Quindi un conto è avere adempimenti o pratiche burocratiche che siano costanti nel tempo, le quali in un certo senso ci si abitua. Un conto è avere adempimenti e pratiche burocratiche che cambiano costantemente, ma tenete conto che gran parte della complicazione del sistema fiscale dell'IRPEF è stata anche dovuta negli anni proprio dalla proliferazione delle spese fiscali, dei trattamenti tributari differenziati, delle eccezioni alla progressività. Io ritengo che nessun sistema tributario nasca semplice. I sistemi tributari nascono tutti con un certo grado di complessità, e chi si interessa di alcuni aspetti del sistema tributario stranieri lo sa. Diciamo che a fronte di questo grado di complessità iniziale possono diventare invece molto complessi successivamente. Professore, mi permette di dirle, la perfetta relazione che lei ha fatto e anche queste interlocuzioni le danno, diciamo, licenza di flessibilità. Mi aiuti a non comprimere troppo il finisco segno. finisco subito Presidente, finisco subito, vado alle ultime cose. Lascio fuori la questione relativa, dunque sugli incapienti ho risposto, sul sistema tedesco, le criticità del sistema tedesco. Il sistema tedesco non ha di per sé criticità, è un sistema misto di progressività continua per scaglioni, non è una progressività continua in cui le aliquote marginali sono tutte continua dall'inizio alla fine. Tant'è vero che da un certo punto in poi c'è una figura nella mia relazione e la progressività diventa per scaglioni, e quindi quelle aliquote marginali hanno dei salti al 41 e al 43% anche in Germania. Mi è stato chiesto dell'IMU. Io penso che la tassazione immobiliare debba definitivamente trasferirsi nella maggior misura possibile agli enti locali. È un'imposta locale ottima, è un'imposta locale che si collega anche al beneficio molto spesso delle spese comunali in questo caso, e risponde perfettamente al criterio di separazione delle fonti che io sostengo. Quindi da un certo punto di vista sarei anche piuttosto incline ad evitare l'applicazione di addizionali regionali e comunali, ma capisco che per esigenze di gettito questo debba essere fatto, però se deve essere fatto sarei fortemente orientato a immaginare delle addizionali regionali e comunali proporzionali e non progressive. Rispetto a 40 anni fa, mi avvio a conclusione, è cambiato qualcosa, ci sono molti punti di contatto, molte delle cose che sono state inserite nella mia relazione, anche con alcune citazioni, riguardano esattamente i problemi di cui si discuteva 40 anni fa. Ora, il fatto che questi problemi siano rimasti fermi lì
può significare un vantaggio, perché potrebbe in una certa misura essere interpretato come il fatto che noi siamo stati precursori di alcune difficoltà di un sistema e che quindi ne abbiamo anticipato le difficoltà e ci siamo diretti in qualche modo prima degli altri, ad esempio verso un sistema di tassazione duale. La questione vera però è che ci sono problemi trasversali, appunto pregiudiziali, che non sono stati efficacemente risolti, tipicamente l'evasione, tipicamente l'erosione, perché si diceva al tempo appunto che qualsiasi sistema progressivo messo in questi termini dà luogo a spinte concorrenziali per cercare di evitare la progressività dell'imposta. Io penso che da questo punto di vista bisogna ragionare proprio in termini pregiudiziali al funzionamento dell'IRPEF. Spero di aver risposto abbastanza. Grazie Presidente, grazie per le domande. Grazie. La grazie. Sulla questione della base imponibile per cassa, non ho la questione della base imponibile per cassa, la dico brevemente, ho fatto un cenno nella relazione, sarei sostanzialmente contrario a questo tipo di meccanismo e non vedo possibile immaginare un sistema, di nuovo, non vedo possibile immaginare una modifica dei parametri all'interno dell'IRPEF senza aver riflettuto sulla struttura complessiva di questo prelievo. Per cui in questo momento sarei abbastanza contrario all'introduzione di ulteriori meccanismi, diciamo, specifici, se non si è fatta prima una scelta definitiva sulla base imponibile. Grazie, scusi. Grazie ancora. Grazie. Attenzione per questo tempo che è stato sottratto. Prego. Grazie Presidente, saluto i presenti. Allora, in questa mia audizione non cercherò di dare informazioni, elementi conoscitivi ulteriori rispetto a quelli delle audizioni precedenti. Mi concentrerò su un tema ristretto, e un tema più ristretto, ma che credo sia fondamentale. E quale possa essere. Scusate, ho un ritorno al microfono, non riesco. Riprovo. Ecco, allora dicevo, cercherò in questa mia audizione di dare qualche elemento invece di riflessione su un aspetto che credo sia centrale per un'ipotesi di riforma, e cioè quale modello di riferimento seguire. Ora, nelle audizioni che mi hanno preceduto è stato più volte sottolineato come una delle criticità fondamentali della tassazione dei redditi, diretta dei redditi, sia la sua disorganicità. E questa disorganicità crea sia dei problemi sia dal punto di vista dell'efficienza, ad esempio spesso vengono citate le aliquote marginali, i salti nelle aliquote marginali che creano evidentemente incentivi distorti all'offerta di lavoro e agli investimenti, e anche dal punto di vista dell'equità orizzontale. Ora, questa disorganicità nasce in gran parte dalla sottrazione alla progressività di categorie rilevanti di redditi all'IRPEF. Quindi credo che il tema centrale da affrontare sia quello di individuare quale perimetro di base imponibile, quali redditi debbano essere ricondotti alla progressività e quali invece continuare o essere tassati in linea con una imposizione di tipo proporzionale. Ora, questo tema credo che sia centrale indipendentemente dal grado di progressività scelto, anche con un grado di progressività moderato, quale potrebbe essere quello di una flat tax con aliquota unica, pur sempre progressiva per deduzione o detrazione, il tema di quali redditi debbano continuare ad essere tassati in maniera invece lineare, proporzionale, si porrà. Allora, per questo
Credo che questo tema sia centrale perché uno degli obiettivi della riforma, a mio avviso, dovrebbe poi essere quello di uniformare all'interno dei due campi, all'interno del campo della progressività, dei redditi riportati a progressività e di redditi riportati in tassazione proporzionale, di uniformare i trattamenti. Noi oggi abbiamo un sistema che condividiamo con quello dei maggiori dei paesi europei sostanzialmente, che è basato su una ricostruzione della base imponibile per somma. I redditi vengono prima classificati in delle categorie e poi il reddito complessivo viene ottenuto. Ora, questo tipo di impostazione, che ha appunto delle radici storiche, ma appare al momento molto critico, perché le categorie che utilizziamo sono categorie che sono state definite su modelli di organizzazione dell'economia, su modelli di produzione e di relazioni sul mercato del lavoro che sono completamente superate. Oggi sia nell'ambito delle attività finanziarie, ma anche nell'ambito dei rapporti di lavoro e dell'impresa, le sfumature tra le varie categorie sono sempre le distinzioni sono sempre più labili, e quindi le varie distinzioni tra lavoro dipendente autonomo, tra lavoro dipendente impresa, tra imprese agricole, imprese operanti in altri settori, sono sempre più difficili da applicare. Quindi occorrerebbe rivedere, una volta definito l'ambito della tassazione progressiva, della tassazione proporzionale, credo che un passaggio fondamentale sarebbe quello di rivedere la definizione dei redditi, in modo da cercare di uniformare per quanto possibile le varie la definizione del reddito per le varie categorie, ad esempio superando la differenza tra lavoro autonomo e lavoro e reddito di impresa individuale, che ormai è superato. Ora, per far questo, questo tentativo di uniformità, occorre che non solo avere un modello di riferimento per stabilire cosa deve andare alla progressività e cosa deve restare fuori, ma occorre poi avere un criterio per individuare i redditi, quindi per individuare i redditi che vanno in progressività e quelli che vanno invece che dovrebbero andare in tassazione proporzionale, un criterio che non sia basato appunto su queste categorie, un criterio che consenta di identificare questa distinzione senza ricorrere a particolari categorie contrattuali. Allora, partirò prima dal definire, a mio avviso, quale dovrebbe essere il modello di riferimento, come distinguere il campo tra la tassazione progressiva e quella proporzionale. Poi spenderò qualche riflessione sul meccanismo che potrebbe essere utilizzato per individuare questi redditi. Dal punto di vista, per quanto riguarda il perimetro della progressività, è stato più volte ricordato che in ambito, nel dibattito di policy accademico e a livello internazionale, sono riconosciute fondamentalmente tre modelli di riferimento. Il modello del reddito entrata, chiamato reddito comprehensive, quello del reddito consumo e il modello della dual income tax. I tre modelli fondamentalmente differiscono per il trattamento che viene riconosciuto al reddito derivante dall'impiego del risparmio, che dovrebbe essere tassato in maniera progressiva nell'ambito di un approccio del reddito entrata, comprehensive, esentato nel caso del reddito consumo, tassato in maniera proporzionale nel caso della dual income tax. Ora, elementi di reddito entrata, reddito consumo e dual income tax sono presenti contemporaneamente presenti nel nostro sistema, ma anche in tutti i sistemi fiscali dei paesi occidentali. Tutti questi elementi ci sono compresenze di elementi dei tre modelli. Tuttavia, negli ultimi anni si è assistito ad una graduale convergenza verso un modello di dual income tax
Nel senso che si è assistito, come è stato illustrato da audizioni precedenti, ad una sostanziale convergenza verso una tassazione proporzionale dei redditi delle attività finanziarie. Ora, perché è accaduto questo? Perché c'è questa tendenza? Beh, la tassazione, la necessità di tassare in maniera proporzionale i redditi delle attività finanziarie è solitamente ricondotta a tre motivazioni fondamentali: la necessità di contenere le aliquote per evitare fuoriuscite di capitali o fenomeni evasivi e elusivi, che sono stati resi sempre più rilevanti dalla liberalizzazione del mercato dei capitali; la possibilità di aumentare l'efficienza della riscossione utilizzando gli intermediari per il prelievo dell'imposta; e infine la difficoltà di contenere gli arbitraggi fiscali quando le attività finanziarie sono tassate in maniera progressiva, con aliquote che differiscono tra contribuenti o tra tipologie di contratti. Ora, è possibile che in prospettiva, che alcuni di questi, la pressione esercitata da alcuni di questi fattori potrà essere attenuata. Ad esempio, è auspicabile una maggiore collaborazione, un maggiore scambio di informazioni a livello internazionale. Negli ultimi anni questo in parte si è realizzato, potrebbe accrescersi, e questo maggiore scambio di informazioni a livello internazionale potrebbe attenuare i problemi relativi alla possibili evasione o elusione della tassazione dei redditi di capitale in un contesto di libertà di movimenti di capitale. È anche possibile che l'applicazione di retenute da parte degli intermediari possa essere sostituita da forme più sofisticate di raccolta delle informazioni, utilizzando appunto i progressi che ci sono nell'economia digitale e nel trattamento dei dati. Tuttavia, a mio avviso, permarranno sempre i problemi relativi invece agli arbitraggi fiscali. L'esperienza internazionale mostra in maniera consistente, e anche quella italiana passata, che ogni volta che si introduce un regime differenziato sulle attività finanziarie, è anche necessario introdurre delle norme che vi limitino gli arbitraggi. Quindi a me sembra che in prospettiva la tassazione proporzionale delle attività finanziarie debba essere confermata. E questo si porta dietro la necessità, a mio avviso, di muoversi verso un modello di tipo duale. E allora il tema diventa: come realizzare in maniera coerente un modello duale, partendo dall'appunto una tassazione proporzionale dei redditi della attività finanziaria. A questo punto i passaggi fondamentali sono fondamentalmente due, sono quelli che ho cercato di trattare nella relazione. Uno, il primo è come tassare i redditi di impresa, perché all'interno dei redditi di impresa c'è sempre una componente relativa all'impiego del capitale e una componente invece diversa, che possiamo pensare sia principalmente reddito da lavoro, può ricomprendere però anche rendite e premio per il rischio. Ora, come distinguere il problema fondamentale, quindi, diventa all'interno del reddito d'impresa, come distinguere queste due componenti e riportare a tassazione proporzionale il solo reddito derivante dall'impiego di capitale. L'altro problema è l'altro ambito rilevante per la dual income tax, è il trattamento del reddito degli immobili. Allora, nella memoria che ho depositato, provo a dare qualche indicazione su quale potrebbe essere un modo coerente di trattare i redditi d'impresa e i redditi degli immobili all'interno di un modello di imposizione duale. Per quanto riguarda l'impresa, in entrambi i casi, scusate, credo che la soluzione possa essere trovata valorizzando un elemento, un istituto che è già presente nel nostro sistema fiscale. E questo istituto che è già presente nel nostro sistema fiscale è l'ACE. L'ACE è stata introdotta nella tassazione del reddito d'impresa nel nostro paese con l'obiettivo di favorire la patrimonializzazione delle imprese e incentivare e favorire l'investimento attraverso una riduzione del costo del capitale.
Tuttavia, proprio l'ACE si basa, può essere invece lo strumento anche per realizzare in maniera coerente il modello duale. Infatti, l'ACE parte, si applica proprio partendo, ripartendo il reddito d'impresa in due componenti. Una prima componente è il rendimento ordinario del capitale investito, che viene calcolato moltiplicando un rendimento nozionale per il capitale investito nell'impresa. Il resto del reddito, la differenza tra il reddito e il reddito ACE, questo reddito residuale, invece rappresenterà il reddito che è attribuibile all'interno delle piccole imprese, attribuibile al contributo che può aver dato il socio, se il socio è anche partecipante all'attività di impresa, o potrebbero essere rappresentare rendite che l'impresa riesce ad ottenere o compenso per il rischio. Questo meccanismo può appunto essere la base per portare in tassazione progressiva il reddito residuale e mantenere tassare in maniera proporzionale il rendimento ordinario. Per far questo, rispetto alla situazione esistente, in realtà le modifiche non sarebbero particolarmente difficili da realizzare. Si tratterebbe in primo luogo di estendere il meccanismo dell'ACE anche al reddito del lavoro autonomo. Ovviamente la prospettiva dovrebbe comunque essere quella di uniformare il trattamento del lavoro autonomo a quello del reddito d'impresa, quindi estendere al lavoro autonomo il meccanismo dell'ACE. E poi modificare l'attuale meccanismo con cui l'ACE viene applicata nell'ambito dell'IRPEF. Attualmente l'ACE nell'ambito dell'IRPEF viene applicata consentendo la deducibilità del reddito ACE, ma il reddito ACE contribuisce a determinare l'aliquota che poi si applica sul reddito complessivo. Questo fa sì che il reddito ACE non venga di fatto tassato con un'aliquota uniforme, ma venga tassato con un'aliquota progressiva che varia tra lo 0 e il 20%. Ora occorrerebbe correggere questo aspetto e prevedere che il reddito ACE sia dedotto dal reddito d'impresa e assoggettato ad un'imposizione separata, sostitutiva, con un'aliquota pari a quella delle attività che si applica sulle attività finanziarie, che attualmente è del 26%. Ovviamente la prospettiva dovrebbe essere quella di uniformare tutte le aliquote sulle attività finanziarie a questo livello del 26%. Per quanto riguarda invece le imprese che operano attraverso società di capitali, di fatto il meccanismo dell'ACE è già esistente. Ora, in questo caso, quello che segnalo sarebbe l'esigenza di coordinare attentamente i tre prelievi, il livello dell'aliquota applicata sul rendimento del capitale proporzionale, il livello della massima aliquota che si applicherebbe nell'IRPEF, e il livello dell'aliquota che si applica sull'IRES. Questo perché? Perché ovviamente i redditi prodotti all'interno delle società di capitali sono soggetti a doppia tassazione, vengono prima tassati dall'IRES e poi una volta distribuiti verrebbero tassati in capo al socio. Per evitare che all'interno dell'impresa si creino per modificare la distribuzione del valore aggiunto tra redditi di lavoro e utile della società, per evitare questo tipo di incentivi che la letteratura mostra essere molto forti e molto pervasivi, occorrerebbe garantire l'eguaglianza tra la massima aliquota IRPEF e l'aliquota complessiva che si applica
che si applica sugli utili distribuiti dalle società di capitale. Ora, quello che nella memoria provo a dare qualche indicazione su quali potrebbero essere i livelli adeguati, i livelli che abbiamo attualmente sembrano livelli ragionevoli, in quanto appunto l'aliquota complessiva sugli utili distribuiti è il 43,76%, che si confronta con un'aliquota massima IRPEF erariale del 43%, quindi sono valori molto vicini. Occorre tener conto in questo bilanciamento che probabilmente nei prossimi anni si manifesterà una pressione per la riduzione dell'aliquota IRES. È noto che negli ultimi decenni c'è stato un graduale abbassamento a livello internazionale delle aliquote, un loro riavvicinamento. Questo abbassamento delle aliquote sembra essere ripreso dopo una pausa dovuta alla crisi finanziaria, in particolare ripreso a seguito della riforma della tassazione degli Stati Uniti. Quindi è probabile che nei prossimi anni ci sia una pressione verso una riduzione dell'IRES nei calcoli che presento nella memoria faccio vedere come potrebbero essere coordinati questi tre livelli di tassazione anche in una prospettiva di riduzione dell'irruzione dell'IRES. Passo a questo punto, all'ultimo punto, la tassazione degli immobili. Ora, in un'ottica di tassazione duale, la tassazione degli immobili potrebbe essere realizzata applicando agli immobili stessi il meccanismo dell'ACE. Il reddito dell'immobile potrebbe essere diviso in due componenti. Una componente, il reddito effettivo, o il reddito figurativo nel caso di immobili che non sono locati. Questo reddito figurativo e effettivo, da questo reddito si potrebbe dedurre il rendimento ACE, applicando un rendimento nozionale al costo di acquisto dell'immobile. Se si ha questo tipo di approccio, quindi prevederebbe la reintroduzione nell'IRPEF, nella progressività dei redditi degli immobili, tutti i redditi, sia i redditi effettivi che quelli figurativi, andrebbero ovviamente inseriti anche i redditi dell'abitazione principale e resterebbe tassato al 26% l'eventuale reddito che è calcolato moltiplicando l'ACE, il rendimento nozionale, per il costo d'acquisto. Ora, ovviamente, questo tipo di approccio, che teoricamente è possibile, andrebbe tuttavia valutato nella sua realizzabilità pratica e effettivamente l'applicazione di questo meccanismo potrebbe essere complesso per due motivi. Nel momento in cui verrebbe introdotto ci sarebbe un problema relativo alla valutazione del costo d'acquisto, che per molti casi potrebbe essere molto difficile o forse impossibile. Dopo l'introduzione, nel mantenimento del sistema, ci sarebbe il problema di come modificare poi questo costo d'acquisto per tener conto delle spese sostenute per la manutenzione e la ristrutturazione degli immobili. Quindi diciamo che dal punto di vista della fattibilità pratica, la tassazione duale del reddito degli immobili è complessa e a questo punto le alternative potrebbero essere due: o quella di rinunciare per l'immobile alla dualità, rinunciando all'immobile per la dualità, le alternative potrebbero essere o riportare l'intero reddito in tassazione progressiva oppure riportare l'intero reddito a tassazione proporzionale. Ora, l'opzione della tassazione progressiva mi sembra plausibile, ragionevole per gli immobili non locati, dove l'elemento di bene di investimento è più evidente e quindi
potrebbe essere ragionevole cercare di mantenere l'uniformità tra la tassazione dell'investimento immobiliare e la tassazione invece dell'investimento, del risparmio in impieghi finanziari. Sembra invece potrebbe essere più auspicabile un rientro nella progressività per quanto riguarda invece la tassazione del reddito figurativo dell'abitazione principale, dato che a questo bene è sempre riconosciuto un aspetto, viene riconosciuto un elemento di bene primario da tutelare particolarmente per le fasce di reddito più basse. Quindi reinserire questo reddito all'interno della progressività consentirebbe di graduarne il prelievo per tener conto anche di questi aspetti di tipo equitativo. Ovviamente la reintroduzione dei redditi delle abitazioni principali, degli immobili non locati nell'IRPEF, ma anche la rimodulazione dell'IRPEF, eventuale rimodulazione dell'IRPEF sugli immobili locati, richiederebbe anche una revisione della tassazione patrimoniale, quindi anche una revisione dell'IMU. Ora, su questo credo che la revisione dell'IMU andrebbe inserita, ovviamente, in una valutazione più generale, più complessa del finanziamento degli enti locali, del finanziamento dei comuni. Da questo punto di vista, io credo che l'attuale finanziamento dei comuni soffra di due criticità che potrebbero appunto essere corrette nel momento in cui si procedesse ad una riforma complessiva della tassazione degli immobili. La prima criticità è che l'IMU è un'imposta che, sebbene teoricamente adatta alla tassazione locale, però nel modo in cui viene applicata fa venire meno il legame fondamentale tra il contribuente che paga e il contribuente che esprime il suo giudizio sui servizi che vengono offerti dal comune al momento del voto. E questo accade appunto per l'esenzione dall'IMU delle abitazioni principali, quindi gran parte dei residenti. I residenti non pagano l'IMU sull'abitazione principale. Quindi questo legame andrebbe ricostruito e verrebbe ricostruito se la tassazione della prima casa passasse nell'IRPEF. L'altro punto fondamentale è che la tassazione dei comuni passa sia attraverso i tributi propri sia attraverso i trasferimenti, in particolare i trasferimenti del Fondo di Solidarietà Comunale. E uno dei problemi che si è manifestato in questi anni nella gestione del fondo è il suo carattere di fondo chiuso orizzontale, in cui fondamentalmente si limita fondamentalmente a redistribuire la base imponibile tra i comuni, tenendo conto della capacità e dei fabbisogni. Ora, sarebbe opportuno inserire, a mio avviso, recuperare una componente verticale all'interno del Fondo di Solidarietà Comunale, e questo, in una prospettiva di riforma, potrebbe essere ottenuto se si riducesse il peso in una revisione dell'IMU, riducendo il peso dell'IMU, spostando il prelievo su un prelievo erariale, quale potrebbe essere l'IRPEF, e dando ai comuni, aumentando il grado di autonomia dei comuni, dando maggiori spazi di autonomia sull'IRPEF. Questi spazi di autonomia sull'IRPEF, tuttavia, come è stato già ricordato, non andrebbero dati in modo tale che i comuni possano modificare il profilo di progressività dell'IRPEF per evitare iniquità dal punto di vista orizzontale o verticale, ma andrebbero dati attraverso lo strumento della sovraimposta. Quindi i comuni potrebbero applicare una loro imposta sull'imposta prelevata a livello irariale. In questo modo verrebbe mantenuto il profilo di
progressività a livello territoriale senza determinare. Grazie professore. Grazie, sì, ho terminato. La ringrazio. Allora, se si può eliminare anche in questo caso il ritorno, per favore. Grazie al professor Aracchi per la sua relazione. Do la parola ai colleghi che ne facciano richiesta, pregandoli di contenere il proprio intervento per dar poi modo al professor Aracchi di replicare. Comincio io velocemente. Professore, se non ho capito male, allora, interessante la questione dell'ACE sull'ambito IRPEF, ma ho solo un dubbio sul punto seguente, cioè quando invece parliamo di il socio di una società di capitali e quindi l'aliquota finale che come sappiamo è leggermente superiore a quella massima IRPEF, cioè il 43,76 come combinato del 24 di IRES e il 26 di sostitutiva, cioè lei in pratica sta dicendo che diciamo il problema sta nel quel 0,76 in più, cioè dobbiamo aggiustare marginalmente il sistema per far coincidere l'ultima aliquota IRPEF con l'aliquota risultante o sta proponendo ecco qualcosa di diverso, perché so bene che il problema è non di facile soluzione, però non avevo colto bene se il problema sta in quel effetto marginale superiore al 43 oppure se possiamo pensare a qualcosa di diverso in caso cosa. Questa è la mia domanda, però chiedo ai colleghi. Pragomeli. Grazie Presidente, grazie Presidente. Un attimo, collega, non la sentiamo bene, onorevole, proviamo a aggiustare il collegamento. La ringrazio. Un attimo, provi adesso. Sì, grazie Professor Aracchi perché nel suo intervento ci ha chiarito anche un tema importante rispetto alla dual tax, all'estensione della dual tax anche alle partite IVA, ai lavoratori autonomi, non solo quindi alle società. Quindi interessante questo aspetto di applicazione, di estensione. Volevo però chiederle cosa ne pensa, visto che lei praticamente sposa molto di più un sistema di dual tax rispetto a un sistema unicomprensivo, rispetto a un'altra criticità che è quella dell'unità impositiva, delle modalità di unità impositiva, in particolare sulla questione tra reddito del reddito familiare, cioè in altre audizioni in qualche modo alcuni hanno sollevato un problema rispetto alla poca significatività dell'aspetto del reddito familiare nell'ambito della dual tax. Volevo capire cosa ne pensa. Sull'altra questione mi è chiaro il tentativo definizione anche dell'imposizione sugli immobili all'interno di questo nuovo scenario, però alla fine non ho capito se questa cosa è fattibile o meno, perché mi sembra di aver capito che ci sono delle fortissime criticità nel riportare in parte nella progressività, in parte mantenerlo in un sito. Quindi mi potrebbe spiegare meglio alla fine cosa succede dei cespiti immobiliari, della tassazione dei cespiti immobiliari, perché credo che nella sua articolazione poi abbia evidenziato più criticità che risoluzioni con riportarlo in IRPEF la tassazione immobiliare. Grazie. Grazie a lei, onorevole Fragomeli. Chiedo se ci sono altri colleghi dal Senato o dalla Camera, del Senato o della Camera. Se non c'è nulla, ridò la parola al professor Aracchi per una breve risposta a queste due domande. Grazie, grazie. Beh, parto dall'aliquota. Quello che ho cercato di segnalare è che deve esserci nella scelta delle aliquote, ci deve essere una coerenza tra l'aliquota che viene determinata, che verrà fissata sulle attività finanziarie, l'aliquota IRES e l'aliquota dell'ultimo scaglione IRPEF. Questa coerenza attualmente è quasi raggiunta, e quindi il 76% non è un problema. Quello che volevo segnalare è che al momento è pressoché raggiunta.
che ci sono spazi per una riduzione dell'aliquota IRES, che probabilmente in prospettiva potrebbe essere necessaria, e poi ho cercato di evidenziare quali possono essere le varie combinazioni. Queste tre aliquote non possono essere, il punto fondamentale è che non possono essere scelte indipendentemente, perché altrimenti si creerebbero all'interno del settore delle società di capitali forti incentivi a modificare, ad alterare, diciamo, le remunerazioni, o in particolare nel caso delle piccole società in cui i soci partecipino direttamente all'attività, alla gestione, all'attività di impresa. Quindi il messaggio è: queste tre aliquote vanno scelte in maniera coordinata, e la mia valutazione è che occorra fare in modo che le tre aliquote siano tali per cui la tassazione complessiva dell'utile distribuito dalle società di capitali sia pari alla massima aliquota IRPEF. Quindi non è un particolare problema lo 0,70, a mio avviso, ad oggi non è un particolare problema il fatto che ci sia uno 0,76 di differenza. In prospettiva ogni modifica dell'aliquota massima IRPEF dovrebbe portarsi dietro anche una modifica dell'aliquota IRES oppure una modifica dell'aliquota sulle attività finanziarie. Per quanto riguarda l'unità impositiva, allora il modello duale non credo che abbia problemi rilevanti nell'applicazione a modelli di tassazione familiare, anzi, nel senso che una delle componenti più complesse, cioè quella della tassazione del reddito del capitale, verrebbe portata fuori dalla progressività e mantenuta a livello proporzionale. La mia impressione è che le difficoltà fondamentali dell'applicazione di un modello di tassazione familiare in passato siano state legate al problema del prelievo sui lavoratori dipendenti, che è basato sulle ritenute. In passato i meccanismi di tassazione familiare sono sempre stati molto limitati a livello internazionale, e di paesi, perché quasi tutti i paesi basano il prelievo dei lavoratori dipendenti sulle ritenute, e un sistema di tassazione familiare creava problemi rilevanti nel calcolo di queste ritenute per i lavoratori dipendenti. Non è un caso che il paese che utilizzava in maniera più estesa il quoziente familiare, la Francia, non avesse il sistema delle ritenute. Ora, in prospettiva, questi problemi possono essere superati. Adesso alcuni paesi, come la Francia, lo superano, perché è l'amministrazione che calcola in qualche modo il prelievo da fare e lo comunica alle imprese. Però, appunto, secondo me non c'è una preclusione nel modello duale rispetto alla tassazione familiare. Ciò che andrebbe valutato con attenzione l'applicazione pratica in un contesto in cui la tassazione del lavoro dipendente resti basata sulle ritenute. Sugli immobili ho osservato come l'approccio duale sarebbe effettivamente probabilmente troppo complesso. Le scelte possibili, fattibili, sono due: o scegliere a quel punto di andare per una tassazione proporzionale, e in questa prospettiva le cedolari attuali, ad esempio, andrebbero portate al 26%, oppure si potrebbe andare per una tassazione progressiva. Non vedo problemi nell'applicazione della tassazione progressiva. Diciamo che se in una prospettiva di coerenza del sistema
la tassazione proporzionale, come ho detto prima, apparirebbe più coerente con per la tassazione degli immobili non abitazione principale, mentre la tassazione proporzionale, mentre la tassazione progressiva per la prima casa. Ma si potrebbe scegliere di applicare la progressività a tutti gli immobili, a tutti i redditi degli immobili, oppure applicare la proporzionalità a tutti i redditi degli immobili a seconda del peso che si vorrà dare alle considerazioni di tipo di efficienza o di equità. Spero di aver risposto. Ha risposto senz'altro. Grazie mille al professor Aracchi per la sua relazione, per la sua replica, e le diamo appuntamento, spero, a un'altra occasione, se il percorso della riforma, come speriamo, procederà. Grazie mille. Grazie. E ai colleghi, siccome abbiamo questi 8 minuti prima della prossima audizione, li sfrutterei per una pausa di meno di 8 minuti, perché ci rivediamo, sono diventati 7 minuti in questo momento, ci rivediamo per l'ultima audizione della mattinata. Stati 6:30, 6:20, 6:10.
Prendiamo le audizioni, abbiamo l'ultimo audito di questa mattinata, al solito la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera e la diretta sulla web TV della Camera stessa. L'ultimo audito di oggi è il professor Simone Pellegrino, professore associato di Scienza delle Finanze presso l'Università degli Studi di Torino. Svolgiamo questa audizione in videoconferenza in ossequio a rispetto dei regolamenti che ci siamo dati per la lotta al Covid-19. Rivolgo un saluto anche a nome del collega presidente della Sesta Commissione Finanze e Tesoro del Senato, il senatore D'Alfonso, al professor Pellegrino, al quale do il benvenuto e che ringrazio per la sua partecipazione in questa nostra indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF e altri aspetti del sistema tributario. Gli do volentieri la parola e gli chiedo cortesemente di limitarsi nella sua relazione introduttiva a una ventina di minuti al massimo. Lei ha inviato ieri la sua relazione, che è stata già distribuita a tutti i commissari e che verrà ovviamente anche inserita sul sito della nostra indagine. Quindi se si contiene in 20 minuti, poi abbiamo un buon tempo per le domande dei commissari e per la sua successiva replica finale. Prego, professor Pellegrino, grazie ancora. Grazie a voi, grazie per l'invito, peraltro per me è la prima volta in un'audizione parlamentare e quindi ringrazio insomma per l'opportunità che mi è data di presentare il mio punto di vista con riferimento a possibili linee di intervento sul fisco in generale, sull'IRPEF in particolare. Focalizzerò l'attenzione su alcuni aspetti di dettaglio, per le cose che invece non avrò tempo di approfondire un po' sono elaborate nella mia nota e un po' sono contenute nel testo di accompagnamento all'audizione del presidente del CNEL a cui ho partecipato sotto la supervisione di Vieri Ceriani assieme ad altri colleghi. Inizierei con ricordare che il nostro fisco è stato organicamente ristrutturato solamente 20 anni fa con la riforma Visco, poi abbiamo avuto una parziale controriforma ad opera del ministro Tremonti. Negli ultimi 20 anni non ci sono state modifiche strutturali di rilievo, fatta eccezione per la riforma dell'IRPEF nel passaggio al sistema dal 2002-2003 e poi primo e secondo modulo della riforma Tremonti e la controriforma del 2007 che è ancora in vigore oggi. Dopo tutto questo tempo sembra naturale che occorra mettere mano al nostro sistema tributario, sostanzialmente per considerare i mutamenti che sono intercorsi sul piano macroeconomico. Pensiamo ad esempio alla riduzione del peso dei redditi da lavoro rispetto al PIL, sia sul piano tecnologico, quindi la fatturazione elettronica, i pagamenti digitali che sono molto importanti a mio giudizio per la lotta all'evasione, e anche per riordinare l'effetto che hanno avuto nel tempo continue modifiche legislative, alcune delle quali senza un disegno di lungo periodo. Pensiamo ad esempio al fatto l'imposta IRPEF che è stata snaturata nel corso del tempo. Non mi soffermo sui dettagli relativi alla composizione della pressione fiscale, anche perché sono già state presentate in altre audizioni. Mi limito solo a dire che la nostra pressione fiscale è circa 2,5 punti di PIL superiore alla media europea. Non sta tanto lì il problema, anche perché il livello della spesa e il livello delle entrate dipendono dalle preferenze della collettività. Focalizzo solo l'attenzione sul fatto che se andiamo a vedere l'aliquota implicita sul fattore lavoro, l'Italia ha un'aliquota implicita del 43% che ci colloca ai primissimi posti in Europa. Possiamo anche scorporare l'aliquota implicita sul lavoro, sulla parte che ricade sui contributi, la parte che ricade sull'IRPEF. Su IRPEF abbiamo 14 punti di aliquota implicita, sui contributi circa il 29%. Siamo al terzo posto e questo è quello che ci differenzia di più rispetto alla media europea. L'altra cosa che ci differenzia molto è invece l'aliquota implicita sul consumo, circa il 16%, che è più bassa e ci colloca come fanalino di coda, mentre per quanto riguarda l'aliquota implicita sul capitale siamo nella classifica, siamo nella parte medio-alta della classifica. A mio giudizio un po' di ricomposizione dovrebbe essere fatta, in parte ne abbiamo già fatta nell'ultimo decennio. Pensiamo al fatto che dal 2012 abbiamo aumentato l'imposta sul patrimonio senza però prevedere una riforma organica del catasto, su cui dirò due parole.
Sempre a partire dal 2012 abbiamo aumentato un po' l'aliquota IVA dal 20 al 22, abbiamo ridotto un po' le imposte sulle imprese con l'introduzione del meccanismo ACE, la riduzione delle aliquote sulle imprese. Abbiamo poi rimandato la riduzione del carico fiscale sul lavoro qualche anno dopo, che però è avvenuta, a mio giudizio, impropriamente con lo strumento del bonus Renzi, su cui focalizzerò l'attenzione un pochettino dopo. Quindi di fatto, se andiamo a vedere però la sola IRPEF, noi oggi l'Italia rispetto alla media dei paesi europei ha circa 2 punti di PIL in più di gettito derivante dall'IRPEF. Non a caso il recente dibattito è ritornato sulla possibilità di poter modificare il ruolo che devono avere nel nostro ordinamento le imposte dirette, le imposte indirette e sul patrimonio. Chiaramente riformare tante imposte assieme è molto difficile, in particolare in Italia, che mi sembra sia politicamente avversa a cambiamenti molto radicali. Detto ciò, è anche vero che considerazioni di questo tipo non devono essere necessariamente un limite per tutte queste riforme, perché modifiche simultanee di molte imposte hanno la possibilità, hanno una maggiore probabilità di ottenere un consenso politico sufficiente, banalmente perché modificando tante imposte è possibile, sono possibili compensazioni tra i contribuenti vincenti e perdenti sulle singole misure. Brevemente, l'IVA è un'imposta moderatamente progressiva rispetto ai consumi delle famiglie, mentre è regressiva rispetto al reddito nella parte, soprattutto nella parte iniziale della distribuzione. L'IRPEF è fortemente progressiva rispetto al reddito, anche con l'esistenza di numerosi regimi sostitutivi. I contributi sociali più o meno sono proporzionali, come faceva vedere Massimo Baldini l'altro giorno. Il nostro fisco è solo lievemente progressivo rispetto al reddito, quindi molto, molta IRPEF, potere redistributivo rosicchiato dall'IVA rispetto al reddito che è regressivo. Se andiamo a vedere le imposte sul patrimonio, in particolare sul patrimonio immobiliare, anche queste risultano regressive rispetto al reddito, solamente in modo lieve e peraltro meno di quelle sui consumi. Se andiamo a vedere che cosa succede con questo comparto di imposte sugli immobili nel nostro paese, osserviamo che le famiglie italiane sono mediamente asset rich e cash poor, come evidenzia il fatto che ci possano essere molti contribuenti che hanno un reddito basso ma molti immobili. Queste caratteristiche distributive frenano l'incremento delle imposte sugli immobili anche al fine di evitare vincoli di liquidità per i contribuenti, ma a mio giudizio, nonostante questi vincoli, noi oggi dobbiamo ripensare alla progressività reddito patrimonio e non solo sul reddito, così come avviene oggi. Un altro aspetto da valutare è, secondo me, il ruolo che l'imposta sulle successioni e donazioni debba avere nel nostro ordinamento. Questa cosa è già stata detta anche in altre audizioni. Noi oggi abbiamo un gettito di questa imposta che è davvero irrisorio, 800 milioni di euro, se lo andiamo a confrontare con quello che succede in altri paesi, come ad esempio in Giappone, in Francia, in Belgio e in altri paesi. Ora, l'interesse verso un paradigma di più IVA, più imposte sul consumo e più IRPEF sostanzialmente discende dall'evidenza empirica che sembra dirci che c'è un rank delle imposte che incidono di più e di meno sul tasso di crescita di lungo periodo. Quindi di fatto una riduzione dell'IRPEF, un incremento delle imposte sui consumi e un incremento delle imposte indirette potrebbe favorire la crescita economica. Mi limito ad osservare, e questo potrebbe anche essere vero, sicuramente non è detto che i miglioramenti in termini di efficienza siano superiori rispetto ai miglioramenti in termini di equità. E banalmente questa cosa dipende dalla forma della distribuzione dei redditi, perché i ricchi giustamente sono pochi, ma hanno un reddito molto alto, i poveri sono più dei ricchi, mentre la maggior parte delle famiglie ha redditi intermedi. Peraltro, se andiamo a vedere la composizione delle operazioni imponibili IVA, vediamo che la stragrande maggioranza delle operazioni imponibili al 22% ci dà un valore complessivo di 1.500 miliardi, mentre le operazioni imponibili al 10% sono solo un terzo di questo 1.500. Questo vuol dire che agire sulle aliquote intermedie per quanto riguarda l'aumento dell'imposizione indiretta non ci darebbe un gettito così sostenuto per poter fare un tax shift
di una certa consistenza. L'unica via sarebbe quella di aumentare l'aliquota ordinaria, che però oggi nel nostro paese è già al 22%, ma se si persegue quella strada sicuramente occorre introdurre un minimo vitale strutturale piuttosto che un'imposta negativa per più che bilanciare il saldo netto sui meno abbienti. Chiaramente se invece si rimane in un contesto in cui non si applica un'imposta negativa o non si danno trasferimenti nella parte bassa della distribuzione, un incremento molto forte dell'IVA e sul patrimonio risulterebbe particolarmente gravoso per la parte bassa della distribuzione. Quindi a mio giudizio si dovrebbe perseguire una strada un pochettino meno di IRPEF, un pochettino più di IVA e imposte sul patrimonio, solo che nel nostro paese il tax gap IVA è ancora molto alto, perché noi oggi abbiamo un tax gap IVA di un quarto, anche se è più basso rispetto a quello che avveniva 10 anni fa quando era un terzo. Quindi riforme di questo tipo potranno essere fatte quando riusciremo sperabilmente a tenere sotto controllo il fenomeno evasivo, a mio giudizio riducendo in modo drastico il limite all'utilizzo del contante, ma non 2.000 o 1.000 euro così come è attualmente previsto, e inoltre promuovendo l'utilizzo dei pagamenti elettronici. Mentre per quanto riguarda la rimodulazione delle imposte sul patrimonio, prima occorre rivedere il nostro sistema catastale, su cui focalizzerò successivamente l'attenzione in due o tre minuti. Problemi generali dell'IRPEF: più dell'80% redditi da lavoro dipendente e pensione, è sempre stato così, quindi di fatto dobbiamo però perseguire la via verso un ampliamento, a mio giudizio, della base imponibile, anche perché tutti questi regimi agevolativi e di fatto nel corso del tempo abbiamo ricercato una giustizia fiscale molto particolareggiata, che hanno determinato una struttura che oggi è decisamente molto complessa, peraltro anche orizzontalmente e verticalmente iniqua, tanto è che ci sono state proposte di ridurre in modo drastico il livello di progressività del nostro paese. A mio giudizio quella non è la strada giusta. La progressività è una cosa buona, se non altro perché è prevista nella Costituzione, e quindi l'importante è riuscire a farla bene. Quali sono le variabili in gioco per quanto riguarda l'IRPEF? Di fatto sono tre macrogruppi: la base imponibile, la scala delle aliquote e la struttura delle detrazioni per lavoro e famiglia. A me sembra, così come è già stato detto, che il vero tabù oggi sembra una seria discussione sulla base imponibile. Da questo punto di vista, visto tutte le erosioni che ci sono state nel corso del tempo, non abbiamo che l'imbarazzo della scelta. A mio giudizio si potrebbe iniziare ad esempio dalla flat tax sugli autonomi piuttosto che sulla cedolare secca sui canoni di locazione. La flat tax sugli autonomi di fatto, a mio giudizio, è stato un inizio verso una flat tax complessiva, quando si era davvero consapevoli che un disegno complessivo verso la flat tax non ci sarebbe stato, per esigenze di gettito in modo primario, ma anche in termini di equità. Oggi c'è rimasto questo sistema ibrido tra dipendenti e autonomi che non è molto razionale. Peraltro la riduzione delle aliquote sugli autonomi non necessariamente incide su una forte emersione della base imponibile, anche perché in questo comparto incidono altri fattori come la probabilità di essere scoperti e anche la capacità dell'amministrazione finanziaria di incassare quanto è dovuto. Abbiamo visto quello che è successo con la cedolare secca sui canoni di locazione. Avevamo degli appartamenti ceduti in bianco 10 anni fa, erano circa 2,6 milioni, oggi sono 3,4. L'incremento è stato molto forte, è vero, ma è stato molto forte perché 2,6 era un numero molto basso, non perché abbiamo recuperato davvero base imponibile in questo comparto. Quindi di fatto poi abbiamo dato uno sconto fiscale, peraltro molto grande, a quelli che già onestamente dichiaravano gli appartamenti in bianco, e quindi di fatto abbiamo ridotto il gettito e abbiamo ridotto la capacità contributiva dell'imposta. Soffermerei l'attenzione anche sul fatto che il secondo pilastro su cui si fonda l'IRPEF sono le aliquote. Si sente parlare solo di queste nel dibattito, come se fossero il cuore dell'imposta. In realtà non è così, perché
se noi andiamo a vedere com'è fatto l'effetto redistributivo della nostra imposta, se facciamo 100 l'effetto redistributivo, 40 dipende dalle aliquote, 60 dipende dalle detrazioni per lavoro e per famiglia, mentre le detrazioni per oneri praticamente non hanno un impatto, hanno un impatto nullo sull'effetto redistributivo complessivo. Dal punto di vista dell'efficienza, invece, le aliquote devono essere guardate assieme alla struttura delle detrazioni per lavoro e famiglia, perché assieme determinano il sistema delle aliquote marginali effettive, che di fatto un'aliquota marginale effettiva non è nient'altro che l'aliquota legale più l'inclinazione di tutte le detrazioni di cui il contribuente può beneficiare. Di fatto oggi, se andiamo a vedere, se escludiamo la no tax area, abbiamo già un sistema di fatto a due aliquote, perché abbiamo un 27-30% sotto i 28.000 euro e sopra i 28.000 euro abbiamo un 41-43%. Chiaramente non è un sistema ottimale. Il problema di questa cosa deriva dal fatto, così come è stato più volte sottolineato, che c'è troppa diversità tra la seconda e la terza aliquota. Ci sono 11 punti di differenza, e quindi quello comporta oggi la necessità di intervenire prevalentemente su questa parte della distribuzione. Criticità molto forti dell'attuale sistema. Oggi la nostra IRPEF è caratterizzata da 54 parametri, sono davvero troppi. Allora, 9 parametri definiscono le 5 aliquote marginali legali e i 4 limiti superiori degli scaglioni, ma poi abbiamo 19 parametri che definiscono la decrescenza delle detrazioni per lavoro e famiglia e così via. 7 parametri definiscono la detrazione per i canoni di locazione, 13 parametri la quota di detraibilità degli oneri detraibili, 3 parametri la loro decrescenza tra 120 e 240 mila euro, 3 parametri ulteriori per il bonus Renzi. Poi a questi se ne aggiungono altri non prettamente legati alla struttura impositiva. A mio giudizio sarebbe sicuramente auspicabile una riforma capace di snellire tutti questi tecnicismi. A mio giudizio meglio una giustizia tributaria più grossolana rispetto a una giustizia fiscale un pochettino più fine, anche se anche considerando insomma i problemi di evasione del nostro paese. Peraltro poi tutta questa complessità dell'imposta non ha neanche aumentato il grado di progressività dell'imposta, perché l'effetto redistributivo tra il 1970 e il 2000 è aumentato a causa dell'aumento dell'incidenza media, mentre negli ultimi 20 anni l'effetto redistributivo più o meno è rimasto quello che è. Abbiamo poi una serie di imperfezioni nell'attuale struttura, non mi soffermo su questo perché nella lettera di invito c'era scritto di non soffermarsi su aspetti troppo di dettaglio. Detto ciò, ne ho fatto un elenco che secondo me andrebbero già considerati nel brevissimo periodo, considerando che una riforma complessiva probabilmente non si farà dall'oggi al domani. Ad esempio, ci sono alcuni parametri dell'imposta che si riferiscono ancora alla conversione in euro dei preesistenti valori in lire, piuttosto che il valore soglia per determinare se un familiare a carico oppure no è decisamente molto basso, nonostante la piccola variazione che è stata fatta nel 2020. Ci sono poi altre imperfezioni. Una cosa importante su cui mi preme sottolineare è il fatto che una qualsiasi riforma, che chiaramente prima deve considerare una revisione della base imponibile, ma fatto ciò, sono da evitare inclinazioni troppo pronunciate delle detrazioni, perché queste influiscono sull'intensità delle aliquote marginali effettive, sono da evitare troppi cambi di inclinazione delle detrazioni e i valori di reddito che sono scelti per questi cambi di inclinazione dovrebbero coincidere con i limiti superiori previsti per gli scaglioni, perché prevedere valori differenti, così come avviene oggi ad esempio per la detrazione per i figli a carico, ha un impatto non solo sul numero ma anche sull'intensità delle aliquote marginali effettive. Aliquote marginali di cui vi propongo alcuni esempi, sono già stati presentati in altre audizioni. Come dicevo prima, spartiacque 28.000 euro, in più oggi abbiamo il bonus Renzi che è stato esteso a 100 euro a partire da poco tempo fa. Ora, questo determina delle aliquote marginali che sono fuori linea. Prima
dell'ultima modifica avevamo un'aliquota marginale che riguardava 1,3 milioni di contribuenti, che era dell'80%. Oggi abbiamo ampliato la platea e quindi questo strumento ormai riguarda la maggior parte dei lavoratori dipendenti e quindi prima o poi dovrà essere reintrodotto nell'IRPEF, e questo determina aliquote effettive che sono fuori linea rispetto a quello che in prevalenza avviene dopo, quindi per redditi più elevati, perché oggi abbiamo aliquote che sono 45% e 61% in queste fasce di reddito. Sempre con riferimento al bonus degli 80 e 100 euro, di fatto a me sembra che sia stato il frutto politico conseguente alla eccessiva complessità della nostra IRPEF. Lì l'idea era dare 1000 euro a tutti i lavoratori dipendenti, poi la coperta era corta, abbiamo ridotto un po' la platea. Data la nostra struttura così complessa, sarebbe stato davvero difficile garantire uno stesso importo a tutti, e quindi si è deciso di avere questo strumento fuori dall'imposta, che però a mio giudizio dovrebbe essere reintrodotto, quindi questo strumento dovrebbe essere eliminato. Ha diversi aspetti spiacevoli, in prevalenza l'impatto sulle aliquote marginali effettive, ma anche altri. Per la sua logica categoriale, cioè il fatto che viene attribuito solo ai lavoratori dipendenti, aumenta a dismisura l'indice di riordino, e anche quello non è una cosa bella per quanto riguarda un imposto. Sono peraltro state proposte anche riforme complessive a parità di struttura che vogliono eliminare il bonus Renzi. In particolare mi riferisco a un mio paper con altri due colleghi, Perboli e Squillero, dove di fatto abbiamo ipotizzato l'eliminazione del bonus Renzi attraverso l'ausilio di algoritmi genetici per massimizzare, lì l'obiettivo era massimizzare l'effetto redistributivo, minimizzare l'inefficienza dell'imposta misurata dalla media delle aliquote marginali effettive con uno specifico gettito, imponendo anche che nessun contribuente possa perdere rispetto alla situazione preimposta. Quindi proposte in tal senso sono state anche avanzate. Per quanto riguarda la base imponibile, non mi soffermo più di tanto, molte cose le avete già sentite. Per quanto riguarda le imposte sul patrimonio e comunque i redditi degli immobili, io sono assolutamente convinto, così come penso tutti tra noi, che sia assolutamente necessaria una riforma del catasto. Avevamo una legge delega che era pronta a partire dal 2014, ma poi non si è proseguito in questa direzione. Un altro aspetto è la razionalizzazione delle agevolazioni fiscali. L'ultima relazione della Commissione Mare sono 300 pagine, è chiaro che c'è qualcosa che non va in questo comparto. 600 differenti spese fiscali, un mancato gettito di 68 miliardi. Se andiamo a vedere solo l'IRPEF, sono 171 misure con una perdita di 39 miliardi, che è circa il 20% dell'attuale gettito. Se focalizziamo l'attenzione sulle detrazioni per oneri, abbiamo 13 diverse quote di detraibilità, queste dovrebbero essere riportate una o due al massimo. E andiamo anche a vedere la complessità delle istruzioni per la dichiarazione dei redditi. Solo con riferimento a persone fisiche 1, il fascicolo 1, abbiamo 161 pagine, 49 sono dedicate alla spiegazione del quadro RP. Storicamente la nostra dichiarazione si chiamava 740, il 7 ricordava l'entrata in vigore dell'imposta degli anni 70, 40 ricordava la volontà di perseguire la semplicità del modello 1040 americano, e poi nel tempo invece ci siamo allontanati da questa prospettiva. Dal punto di vista dell'equità, questa mi sembra una cosa importante, le detrazioni per oneri non migliorano l'effetto redistributivo, questo vuol dire astrattamente che potrebbero essere eliminate in toto e utilizzare quel gettito per rimodulare la struttura dell'imposta, e di fatto l'effetto redistributivo non cambierebbe. Ora, è chiaro che il mondo non è così facile, perché abbiamo alcune di queste detrazioni che hanno anche altri obiettivi, mentre ci sono altre detrazioni che danno vantaggi anche a distanza di anni dall'anno in cui è stata fatta questa spesa. Detto ciò, però, occorre, a mio giudizio, non tanto un taglio trasversale alla quota di detraibilità
di tutte queste voci, ma occorre un lavoro certosino di scelta tra le spese da tenere e le spese da invece da eliminare. Faccio un esempio per gli occhiali da vista. È probabilmente anche giusto che ci possa essere una detrazione per gli occhiali da vista, però questa deve essere limitata nel tempo. Oggi invece, se uno vuole comprarsi tanti occhiali per averli in padano con il maglioncino, si prende il 19% di sconto fiscale. Probabilmente questo non è ottimale. Per quanto riguarda la struttura dell'imposta, si è fatto... continuate a vedermi, sì, giusto? Sì, sì, la vediamo bene. No, perché vedevo lo schermo, mi era diventato grigio. Si sente parlare, come dicevo prima, solo della modifica delle aliquote. Questo, ad esempio, io insieme a Panteghini e Corassaniti avevamo fatto una proposta in tal senso, che chiaramente non è una misura ottimale, perché come dicevo bisogna guardare una riforma complessiva, diretta e indiretta, base imponibile e via discorrendo. Però molto spesso il dibattito si focalizza l'attenzione solo su quello. È chiaro che la prima cosa da fare è scorporare l'attuale scaglione del 28-55, quindi avere un 28-40 al 32 e un 40-55 al 38 potrebbe già un pochettino attenuare questa cosa. Nel contempo si potrebbe ridurre la prima aliquota marginale. È chiaro che se fai così, se riduci la prima aliquota marginale e anche altri, stai facendo uno sconto fiscale anche a tutti quelli che vengono dopo, quindi di fatto le aliquote marginali più elevate potrebbero essere aumentate un pochettino. Con i valori che vedete nella tabella 8 della mia nota, di fatto non ci sarebbero contribuenti perdenti. Questa modifica l'avevamo fatta proprio considerando questo aspetto. Finisco parlando della progressività, dei vari modi per fare progressività. Ci sono 5 modi, non ce n'è uno migliore degli altri. Questi sono tecnicismi, qualcuno ha, tutti determinano qualche problema, tutti hanno degli aspetti positivi. È molto in auge la proposta di Longobardi, Zanardi e Pollastri, che sostanzialmente prevede aliquote medie differenziate per tipologia di lavoro e lascia fuori di fatto solo le detrazioni per oneri. È un modo di vedere questa imposta. Chiaramente io convengo con il Nicola Rossi nel momento in cui dice sarebbe un pochettino difficile vedere un Parlamento dove si disquisisce della variazione dei parametri di un polinomio, anche perché dal punto di vista politico e per i cittadini sicuramente invece un sistema con aliquote marginali crescenti è un pochettino più facile da capire, anche perché un sistema ad aliquote marginali crescenti e detrazioni linearmente decrescenti di fatto possono essere trasformati in un unico sistema di aliquote marginali effettive crescenti. L'ultimissimo punto è la questione dell'assegno unico ai figli. Ora io non sono particolarmente favorevole per come è stato strutturato oggi, cioè dobbiamo fare secondo me una scelta più coraggiosa, quindi vogliamo togliere tutto il comparto famiglia dall'IRPEF, però togliamolo tutto, quindi detrazioni per figli, per mogli ed altri familiari, perché sennò così com'è togliamo un pezzo lasciando comunque le detrazioni per moglie e per altri familiari, che probabilmente non sarebbe ottimale. Mi fermerei qua, ho sforato di 2 o 3 minuti, ma direi che hai ragione. No, va benissimo così, grazie mille professore. Allora, chiedo ai colleghi di intervenire, io ho già un paio di domande io stesso, però aspetto ovviamente che si facciano vivi i colleghi, pregando ovviamente di contenere l'intervento, perché poi c'è la replica del professore e dobbiamo chiudere entro le 13. Presidente. Onorevole Fragomelli, prego. Sì, velocissimamente. Mi è chiaro nella sua relazione la riforma rispetto al reddito del lavoro dipendente, quindi la reintroduzione del sistema del bonus Renzi, delle ultime riforme fatte di abbattimento del cuneo fiscale. Io forse l'ho perso nella sua relazione, non ho capito bene rispetto invece alle forme di tassazione sul lavoro autonomo, dove lei evidenzia chiaramente una deficitarietà strutturale, appunto si parla di un gap di 32-34 miliardi, se non erro. Quindi vorrei capire se su questa partita invece cosa pensa, quali sono le scelte ipotizzabili rispetto alla tassazione sui lavoratori autonomi. L'altra questione, nelle audizioni che l'hanno preceduta, si è un po' affrontato anche il tema
relativo alle detrazioni del lavoro dipendente, sul fatto che possano rimanere costanti e non diminuire per garantire una maggiore performance del prelievo, diciamo così. Lei cosa ne pensa? Perché giustamente ha fatto un ragionamento che dice che il fattore aliquote cuba e pesa per il 40% nella redistribuzione, poi il resto va chiaramente sulle detrazioni. È chiaro che questo sposterebbe quindi il fattore di riequilibrio delle detrazioni, però vorrei capire se questo agevolerebbe poi il sistema nel suo complesso. Grazie. Grazie, onorevole Fragomeli. C'è qualcun altro? Allora vado io. Dunque, io ho una considerazione, una richiesta e due domande. La considerazione è che lei effettivamente ci ha fatto pensare a una cosa a cui nessun altro ci aveva fino a fatto pensare, vale a dire la possibilità che l'assegno unico, diciamo, le potenzialità ulteriori dell'assegno unico, ecco, che attualmente si limitano al comparto figli, ma che invece potrebbero spostare l'intero supporto alla famiglia sul lato della spesa. Questa personalmente è un punto che non avevo, diciamo, ben chiaro, anche se, come sappiamo, la legge delega è stata approvata già da un ramo del Parlamento, questo nel giugno scorso, deve ancora passare in Senato, ma diciamo è un punto interessante. Però approfitto per a questo punto attaccarci qui una domanda ulteriore, vale a dire, noi abbiamo riflettuto parecchio in queste audizioni su un tema un po' di base su cui però mi piacerebbe avere la sua opinione, vale a dire il sistema fiscale italiano, abbiamo visto, e poi questa è una delle due domande originali che le faccio, causa, o meglio l'IRPEF causa circa 4 punti di diminuzione dell'indice di Gini nel passaggio da redditi di mercato a redditi disponibili, che è 4 volte in più di quello che fanno tutti gli altri tributi messi assieme. Noi, uno dei temi su cui, uno perlomeno dei fili che stiamo cominciando a tirare, è se il sistema fiscale italiano non abbia, frase terribile che si presta a molte strumentalizzazioni, ma la dico lo stesso come mi viene, cioè non abbia pensato troppo alla redistribuzione, sacrificando altre dimensioni, fra cui quelle dell'efficienza e dell'ostacolo alla crescita, quando invece la redistribuzione è più ottimalmente svolta sul lato della spesa. E l'assegno unico è proprio il case study più importante da questo punto di vista, se non altro perché può tenere conto di una dimensione reddituale e patrimoniale di un'unità impositiva che non è solo l'individuo ma è anche la famiglia. Però che il Parlamento affermi a voce alta che il sistema fiscale non deve abbandonare un impeto redistributivo, ovviamente, ma deve concentrarsi un po' di più sulla dimensione dell'efficienza e dello stimolo alla crescita, spostando la redistribuzione sempre più sul lato della spesa, con tutte le sfide che questo comporta per la pubblica amministrazione, perché noi ricordiamo spesso che quando c'è da fare un intervento di policy lo facciamo subito sul lato delle tax expenditures, non perché siamo innamorati, ma perché è l'unico modo di arrivare a terra in fretta, o perlomeno pre-Covid era così, poi l'epoca del Covid ci ha anche insegnato che i ristori dell'Agenzia delle Entrate possono essere anche più veloci. Però quindi una prima considerazione sull'assegno unico è, possiamo prenderla come case study di una filosofia generale che può riguardare la riforma, vale a dire lasciare al sistema fiscale maggiormente il compito di stimolo alla crescita e di salvaguardare il compito redistributivo spostandolo sul lato della spesa. Questa era solo la considerazione. La richiesta è, appunto, seguendo il tema, lei cita nella sua memoria che ha un modello di microsimulazione fiscale in cui sono le tabelle 6 e 7, in cui ci dà il valore dell'indice di Gini di tutti i, o molti perlomeno, degli strumenti dell'IRPEF. Io mi chiedevo, ora Massimo Baldini ci è venuto a mostrare il punto dal punto di vista dell'inclinazione dell'aliquota media, di come è cambiata dal 74 a oggi. La mia domanda molto semplice è se il suo modello l'ha utilizzato, ci può fornire risultati anche per mostrare
con un esercizio di statica comparata, come è variato l'impatto redistributivo dell'IRPEF dal, non so se dal 74 o comunque dagli anni scorsi in poi. Cioè in pratica la tabella 7-8, se non ho sbagliato il numero, 6-7, ce l'ha anche in forma dinamica o no, in modo da capire il valore, il computo redistributivo come è variato e in quali strumenti. Ma è solo una domanda. E le due domande molto veloci sono queste. Allora, sono due punti. Uno l'ha in pratica già accennato Fragomelli, non so se esattamente in questi termini. Cioè noi oggi soprattutto stiamo molto riflettendo su la possibilità di sostituire le detrazioni per lavoro dipendente per farle tornare a essere quelle che dovevano essere in origine, cioè una proxy per la deduzione dei costi sostenuti per la produzione del reddito da parte di un lavoratore dipendente che non può dedurre analiticamente i costi come fanno gli autonomi. Quello strumento è stato snaturato, primo perché divenne dato decrescente, secondo però perché è una detrazione. Ora, se quella, lo strumento deve diventare come i dipendenti arrivano a tassare il reddito netto e non il reddito prodotto, io penso debba essere una deduzione, non una detrazione, debba essere costante. Ovviamente sappiamo che possono essere equivalenti la deduzione e la detrazione in ultima analisi, ma se devo dedurre dalla base imponibile i costi che ho sostenuto per produrre il reddito, deve essere una deduzione. Quindi in pratica ripeto forse la domanda dell'onorevole Fragomelli, ma da questo punto di vista, e aggiungendo un punto che nell'audizione precedente si era un po' perso, cioè una deduzione in forma fissa percentuale del reddito lordo a questo punto, non in forma fissa assoluta o no, perché poi comunque qui l'impatto redistributivo ci torna dalla finestra. Infine, chiedo scusa per la lunghezza, l'ultima domanda, mi interesserebbe capire, l'abbiamo sfiorato prima come discorso, qual è la sua posizione sul dibattito in merito all'unità impositiva del sistema fiscale? Vale a dire, noi qui stiamo incontrando due grandi opzioni. Uno è lasciare un sistema fiscale su base individuale, con addirittura lungo il filone aperto da Andrea Echino, e altri contributi scientifici, cioè sfruttando il fatto che l'elasticità dell'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito è particolarmente alta, prevedere non solo lasciare il sistema su base individuale, ma prevedere un incentivo temporaneo con un'aliquota magari anche flat, magari molto bassa, per il secondo percettore di reddito. E l'altra via palesemente opposta è invece avvicinarsi ai meccanismi che correggono l'unità impositiva individuale, come lo splitting, come il quoziente familiare. Sono due ovviamente strade opposte, sono emerse con molta chiarezza in questa indagine conoscitiva. Noi ci avviciniamo al momento in cui dobbiamo tirare le fila, e quindi mi chiedevo se su questo specifico punto avesse una sua opinione. Chiedo se ci sono altri colleghi che vogliono integrare. Se non ci sono, ridò la parola al professor Pellegrino per la replica. Grazie per le domande, cerco di rispondere nel modo più puntuale che mi è possibile. Allora, la prima domanda che mi è stata fatta dall'onorevole Fragomelli, rispetto al lavoro autonomo, che cosa facciamo? Dobbiamo cercare di fare in modo di riuscire a limitare l'evasione di questi soggetti. Questo è il punto chiave. Abbiamo oggi circa, come si diceva, 30 miliardi di evasione in questo comparto. Ricordiamoci che la mamma di tutte le evasioni è l'IVA. Dobbiamo focalizzare l'attenzione non tanto sugli accertamenti, perché la maggior parte degli accertamenti vanno a buon fine, ma dobbiamo preoccuparci anche di quello che avviene dopo in termini di riscossione. Io sono dell'idea che le cose, se si vogliono fare, si fanno. Quindi perseguire in modo puntuale il fenomeno evasivo oggi, se si vuole, si può fare. Ricordiamo l'impegno che aveva messo su questo aspetto il professor Reviglio quando è stato ministro 40 anni fa, con tecniche informatiche che allora non erano sicuramente quelle di oggi. Quindi dal punto di vista anche politico, se queste cose si vogliono fare, si possono perseguire. Oggi abbiamo anche strumenti molto precisi per quanto riguarda
il contrasto all'evasione. Sicuramente ridurre l'utilizzo del contante e promuovere sempre e comunque l'utilizzo dei pagamenti elettronici, secondo me, potrebbe dare una spinta davvero molto forte su questo tema. Poi mi è stato chiesto il tema detrazioni dal lavoro costanti oppure no. È un tecnicismo, ovvero noi oggi abbiamo una scala delle aliquote marginali legali crescenti e delle detrazioni che sono linearmente decrescenti per altro tratto. Questo sistema può essere trasformato in un sistema dove c'è solo una scala delle aliquote marginali effettive. Quindi di fatto noi oggi abbiamo questi due blocchi che sommati assieme ci danno delle aliquote marginali effettive fatte in un certo modo. Possiamo ottenere un risultato analogo agendo sulle aliquote e avendo delle detrazioni costanti. Chiaramente il fatto di avere detrazioni costanti comporta alcuni problemi, nel senso sicuramente è molto più costoso a seconda di come vengono, di come ne viene modulato l'ammontare. Il fatto che noi oggi abbiamo detrazioni per lavoro e per famiglia decrescenti è proprio per aumentare l'effetto redistributivo. Chiaramente però lì c'è un trade-off equità efficienza molto forte, perché se tu metti delle aliquote, se tu metti delle detrazioni decrescenti con inclinazione molto forte, ti aumenta molto l'aliquota marginale effettiva. Se la metti un pochettino più flat, ti costa molto di più e riduci il potere redistributivo, anche se in realtà in quel caso favorisci l'efficienza. Quindi, insomma, per concludere, mi sembra o ci teniamo un sistema come è fatto oggi, chiaramente limitando i limiti su cui queste detrazioni cambiano inclinazione. Quindi se tu hai un sistema di aliquote marginali aliquote marginali legali fatte in un certo modo, 3, 4, 5 aliquote, e queste decrescono in modo lineare dall'inizio alla fine nel range di competenza, di fatto hai le aliquote legali più una sola inclinazione, quindi di fatto questo semplificherebbe di molto. Oppure passiamo ad un sistema con aliquote marginali legali e detrazioni costanti, però chiaramente lì l'impatto sulla redistribuzione dovrebbe essere valutato un pochettino più a fondo. Ora, per quanto riguarda la considerazione dell'onorevole Martin e le successive domande, quindi l'idea è: facciamo redistribuzione con la spesa e il sistema fiscale gli facciamo fare stimoli alla crescita. È un modo di vedere il mondo, sicuramente. Detto ciò, l'articolo 53 della Costituzione ci dice che il sistema tributario debba essere informato a criteri di progressività. Quindi il fatto che oggi già osservando l'incidenza di IRPEF, che è molto crescente, incidenza di IVA che è abbastanza decrescente, incidenza di contributi, abbiamo un sistema tributario che grosso modo è progressivo ma davvero poco. Se vogliamo proseguire su ulteriore riduzione della progressività, potremmo non rispettare appieno l'articolo 53 della Costituzione. Detto ciò, è chiaro che noi abbiamo una diversa composizione, come dicevo nella parte iniziale della mia audizione, una diversa composizione della pressione fiscale, una riduzione dell'IRPEF e delle aliquote sicuramente deve essere fatta. Ora, se andiamo a vedere la questione dell'elasticità dell'offerta di lavoro rispetto al reddito netto, sicuramente è decrescente all'aumentare del reddito. Se andiamo a vedere tutta la letteratura sull'elasticity of taxable income, questa che ingloba parzialmente la letteratura che citavo prima, tutta questa letteratura dice che sono i ricchi che sono particolarmente sensibili all'elevatezza delle aliquote marginali. Questo allora vuol dire che se mettiamo assieme tutti questi due branchi di letteratura dobbiamo minimizzare le aliquote marginali effettive. Torno a riprendere l'articolo che avevo proposto sul fatto di eliminare il bonus Renzi, proprio con l'idea di massimizzare l'effetto redistributivo e nel contempo minimizzare le aliquote marginali effettive. Questo potrebbe essere una strada. Se poi da lì si vuole invece perseguire un effetto redistributivo maggiore tramite la spesa, è sicuramente una via. Do solo il campanellino d'allarme con riferimento al fatto che il sistema tributario comunque debba essere complessivo nel suo complesso.
mi sembra di aver esaurito questa parte. Dunque, io ho un modello di microsimulazione che curo ormai da 15 anni, sulla falsa riga, ad esempio, sul modello di microsimulazione di Massimo Baldini. Il mio modello cura di